Buongiorno e benvenuti a questa 20ª edizione della giornata fermiana che è promossa dal Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei che ci ospita, dal Liceo Scientifico Enrico Fermi e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la sezione di Padova. Oltre a salutare voi, salutiamo anche gli studenti che sono collegati in remoto e quindi possiamo iniziare questo incontro. Parola al direttore del Dipartimento, Flavio Seno, professor Flavio Seno. Grazie. Se state a 2 metri tolgo la mascherina. Buongiorno a tutti, benvenuti. È una grande emozione vedere l'aula piena. In realtà quest'anno già abbiamo ripreso ad avere eventi con grande partecipazione, ma è la prima volta che abbiamo così tanti studenti delle scuole superiori. Questo ovviamente è un segno di speranza rispetto appunto alla grave crisi che ci ha colpiti tutti. Ecco, oggi riprendiamo, dopo l'interruzione dell'anno scorso, questi eventi della giornata fermiana e lo facciamo con degli argomenti che sono abbastanza non consueti per il grande pubblico. Di solito si pensa che la fisica si occupi dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande, ma in realtà la fisica si occupa anche delle scale, delle dimensioni degli umani, delle cellule più grandi, degli animali. E questo verrà spiegato nei due interventi di oggi. Ecco, la ragione per cui questa tematica è stata scelta è ovviamente anche legata al fatto che quest'anno è stato dato il premio Nobel a Giorgio Parisi, un collega di Roma che è stato precursore di questo tipo di ricerche. E sfrutto questa occasione per dirvi che l'Università di Padova conferirà il dottorato honoris causa a Giorgio Parisi probabilmente all'inizio dell'autunno. Quindi stiamo già organizzando una serie di che vi coinvolgeranno, che coinvolgeranno anche le scuole superiori. Ecco, dovrei dirvi 2 parole sull'edificio che vi ospita e su cosa facciamo qui dentro, ma invece di dirlo io preferisco lasciare le parole a un piccolo video che abbiamo preparato appunto per presentare le attività del Dipartimento. Ecco, mentre il video sta per partire, vi ringrazio e vi auguro una proficua mattinata. How many times as a kid have you watched the stars trying to unveil their secret design? Do you remember what you felt when you discovered that some of those stars were actually planets or galaxies far away with millions of suns? The amazement that struck you when making the needle of a compass rotate, it always returned to the starting point. Observing the things that you could touch, you began understanding the bigger things as well as the smaller ones. Because watching is not enough. You must have eyes willing to see without prejudice. In front of the coordinated movement of a flock of birds or the synchronized motion of a school of fish, you get the feeling of a perfect dance. The movements composing the texture of this dance emerge from fundamental laws, creating new ones. We perceive the infinitely large and the infinitely small as elements of a reality that surrounds us. We study the elementary particles of the great accelerators, investigating the secrets of matter with refined tools. We pave the way to a new generation of computers. We scan the cosmos with telescopes on Earth and in the sky. We record gravitational waves and particles from remote places in space and time. So many windows opened on the infinite richness of nature,
This way, we continuously redesign our concept of universe, discovering its evolution over time, together with the texture of matter, energy, emptiness. We cultivate our research with the same spirit as when we were children, but with the experience of 800 years of history. 224 people, including technical, administrative, and research staff, 6 degree courses, 16 laboratories, 1,711 students to learn about the universe. Be amazed again and always go beyond the wonder, the real engine of scientific research. Il direttore della sezione di Padova dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è l'ente che promuove ricerche nel campo della fisica nucleare, subnucleare e delle astroparticelle, il professor Roberto Carlin, mi deve salutare. Sì, grazie, sì, sono anch'io qui per salutarvi, è un'emozione per tutti noi che siamo abituati ad aule vuote, di nuovo vedere un'aula così giovani. Ho notato che questo evento bellissimo che è il 20°, quindi è un 20° anniversario, e allora parliamo un po' di anniversari. Voi sapete che è 800 anni che l'Università di Padova è stata fondata, fondamentale anniversario di quest'anno, ma quest'anno sono anche 70 anni che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è stato fondato, ed è stato fondato proprio dall'Università di Padova, assieme all'Università di Torino, di Milano e di Roma, ed è stato fondato per portare avanti le ricerche di fisica delle fondamentali, di fisica nucleare, di fisica, se vogliamo, di infinitamente piccolo, proprio per mantenere la leadership che era stata in qualche modo messa in campo dal gruppo di Roma, da Fermi, quindi tutto questo è legato anche alle giornate fermiane e al nome di Fermi. L'INFN ha portato avanti la leadership che si era formata, ed in effetti ci siamo riusciti perché l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che appunto in qualche maniera supporta anche questa attività, è uno degli enti di ricerca leader nel mondo. Se voi chiedete a chiunque nel mondo faccia questa fisica, l'INFN non solo partecipa, ma è veramente leader. Quindi nell'Italia abbiamo questa leadership che per noi è molto importante, che, come dicevo, viene dagli anni di Fermi e si è evoluta poi dopo la guerra con queste attività. E Padova è uno dei fondatori, 70 anni, lo celebreremo anche questo più avanti, quindi molto, molto importante. E tra l'altro c'è un altro anniversario, è il 10° anniversario della scoperta del bosone di Higgs al CERN, anche questo che abbiamo fatto anche noi come Università e Istituto Nazionale di Fisica di Padova. Abbiamo contribuito a uno dei due esperimenti, CMS, grandissimo esperimento, e abbiamo contribuito moltissimo perché abbiamo costruito uno dei rivelatori di muoni, particelle muoni, che è stato chiave proprio per identificare il bosone di Higgs. Tra l'altro, riconducendoci a quello che vedrete oggi, Giorgio Parisi, che ha preso il Nobel sostanzialmente per le sue attività sulla fisica dei sistemi complessi, ha anche contribuito moltissimo alla fisica delle particelle elementari, e proprio con la famosa equazione Altarelli-Parisi, alla descrizione di come si muovono i componenti dei componenti del nucleo, cioè i componenti dei protoni e i neutroni. E siccome noi al CERN scontrare protoni contro protoni per generare, tra altre cose, il bosone di Higgs, le equazioni Altarelli-Parisi e tutti i loro studi sono stati chiave anche per questa importantissima scoperta. Oggi però si parlerà di altro, è interessantissimo, e sono sicuro che apprezzerete molto questi talk sulla fisica della complessità, che, come ha detto il mio collega professor Seno, sono anch'essi parte fondamentale degli studi di fisica, con grandissime applicazioni a moltissimi livelli. Quindi buon ascolto, e vi ringrazio di essere presenti perché fa veramente piacere. Il professor Renato Chietto ci porta il messaggio della preside del liceo Fermi. Sì, la preside è molto orgogliosa di
partecipare ogni anno di proporre questa conferenza. È la 20ª edizione, quindi una data anche per noi importante. E fermi 20 anni fa c'era l'anniversario della nascita nel 2001 e abbiamo cominciato queste conferenze. E la Pre manda un saluto caloroso a tutti gli ospiti, ai nostri a quelli che si ospitano qui oggi, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Dipartimento di Fisica. È con grande soddisfazione che finalmente mettiamo insieme un gruppo di studenti così e siamo orgogliosi che delle personalità di qualità, delle conferenze di qualità trasmettano alle nuove azioni questa voglia di ripresa e di rinascita, diciamo così, rimettere in moto il pensiero insieme ai corpi, insomma, è un'attività molto importante. E pensiamo che la contaminazione degli studenti, gente nuova, con le idee di livello che proponiamo qui, sia un buon modo per ricominciare tutti insieme. Adesso la carretta la dovrete tirare voi, che siete giovani, e noi vi trasmettiamo tutto quello che possiamo. Quindi la nostra energia si trasmetta volentieri. Tanti auguri di buona conferenza a tutti. Iniziamo ora la parte specifica di questo incontro. Avremo due relazioni e dopo le relazioni ci sarà spazio per vostre domande, per vostri commenti. Se ne riuscite a scoprire qualche nuova legge, eccetera, è l'occasione per presentarla. La prima relazione sarà il professor Sandro Azzaele del Dipartimento di Fisica, che si interessa della creazione di modelli matematici dei sistemi biologici. Questa riuscire a introdurre degli aspetti quantitativi nello studio dei sistemi biologici complessi permette di spiegare alcune proprietà generali di questi sistemi, la struttura che questi assumono, e questi sono appunto i temi che ci presenterà oggi. Il professor Al si è laureato a Trieste, poi ha lavorato a Princeton negli Stati Uniti, a Leeds in Inghilterra e a Cambridge, e fa parte del laboratorio di ricerche interdisciplinari appunto del nostro dipartimento. A lui la parola. Ecco qua. Quindi posso togliere la... Sì. Buongiorno a tutti, siete tanti, molti di più di quanti ne veda io nelle lezioni universitarie. Comunque è bello, bello che riusciamo ad avere un po' un contatto diretto con... Ancora non sanno queste cose, però potrebbero essere interessati a farlo. Allora, la fisica dei sistemi complessi. Allora, prima di... Ovviamente voi non sapete, ne avete sentito parlare, ma non sapete bene di cosa si tratta. La cosa curiosa è che, a dire il vero, non lo sappiamo neanche noi. Cioè, non sappiamo bene neanche noi cosa siano i sistemi complessi e perché siano importanti. Non so se avete letto quella famosa frase, se avete letto le Confessioni di Sant'Agostino, dove parla del tempo. Quando mi chiedono cos'è, non so cosa. Però se mi chiedono cos'è, credo di saperlo. In qualche modo capita qualcosa del genere anche per i sistemi complessi. Di per sé è un male non sapere cosa siano, perché vuol dire che siamo ancora nel bel mezzo di una sorta di rivoluzione, di una sorta di grande attività per cercare di dire cosa sono, cosa fanno, come si comportano, ma soprattutto capire se c'è qualcosa di fondamentale dietro questi sistemi, capire se ci sono delle leggi che vanno al di là di quello che ci hanno insegnato all'università, cioè capire qualcosa, qualche principio fondamentale. Allora io cercherò di non darvi delle definizioni, non vi dirò cosa sono, ma cercherò di darvi dei suggerimenti, cosa si sa, da che parte vanno, che suggerimenti ci hanno dato.
E questo per cercare di stimolarvi e cercare di così capire se magari interessa anche a voi tutto questo. Allora, fare un po' di contesto, fatemi partire da questi due personaggi. Che allora, quello di sinistra credo che tutti sappiano chi è, giusto? Io non lo conosco. Quello di sinistra. Allora, quello di sinistra, più o meno credo che tutti sappiate chi è, giusto? Allora, quello di sinistra è Isaac Newton. Ah, devo stare di qua? Ah, per via del... Ah. Va bene. Ok, allora, quello di sinistra è Isaac Newton. È Isaac Newton che ha pubblicato, sapete, nel 1687... il suo capolavoro, I principi a matematica, non sono solo il suo capolavoro, ma sono anche, è anche uno dei più grandi libri e contributi scientifici di tutta la, non solo in fisica, ma del pensiero scientifico, paragonabile, non so, probabilmente solo all'origine delle specie di Darwin, qualcosa del genere, qualcosa che ci ha dato veramente a far fisica in maniera nuova, in maniera diversa. Questo è Newton. L'altro invece è Urbain Le Verrier, che probabilmente nessuno di voi conosce, nessuno di voi ha mai sentito prima. Allora, Urbain Le Verrier era un astronomo e un matematico che era molto interessato alle predizioni della gravitazione di Newton, e in particolare lui ha avuto un periodo di, diciamo, di notorietà più o meno alla metà dell'Ottocento, quando ha scoperto Nettuno. Però, diciamo, la cosa importante non è che abbia scoperto, in realtà non è che proprio l'ha scoperto lui, ma è come lo ha fatto. La cosa importante è come lo ha fatto. Allora, velocemente, allora, nel 21 un altro astronomo, Bouvard, pubblica delle tabelle facendo dei conti con la gravità di Newton e dice dove dovrebbe stare la posizione di Urano in una certa posizione, in un certo tempo. Poi ci sono delle osservazioni e quello che sorprende tutti è che le posizioni calcolate, le posizioni effettivamente osservate non collimano, non funzionano, c'è qualcosa che non va. Cosa succede? Allora, a questo punto o la gravitazione è sbagliata, Newton ha sbagliato, o c'è qualcos'altro. Bouvard dice che, vabbè, qua probabilmente c'è un corpo che perturba, c'è qualcosa in mezzo che disturba questo. Bene, un po' di anni dopo arriva Le Verrier, fa i conti per bene, calcola tutto, e lui dice, guardate che potrebbe essere che ci sia un corpo vicino a Urano. Lui dice qual è la massa e dice anche quale dovrebbe essere l'orbita di questa cosa che ancora non si sa cosa sia, ma che sapremo sarà Nettuno. Ora, Verrier scrive una lettera, fa i conti e la manda a Johann Galle a Berlino, il quale la sera del 23 settembre 1946, la notte stessa in cui riceve la lettera, va con il telescopio, guarda fuori le osservazioni e subito dopo mezzanotte vede che c'è un pianeta là dove Le Verrier aveva calcolato. Quindi l'utilizzo era la prima volta che la gravità di Newton non solo spiegava quello che sapevamo, ma veniva utilizzata addirittura per prevedere qualcosa, per prevedere la posizione di un oggetto in questo caso, e quindi far capire che addirittura era così buona che non si poteva neanche cambiare, non si poteva neanche modificare, perché poteva essere veramente utilizzata per spiegarci qualcosa in più, per dirci qualcosa in più. Ecco, questo fu un momento, diciamo, l'apice in un certo senso del successo della teoria newtoniana, della gravitazione universale, e in qualche modo fece capire che in realtà il metodo, cioè riempì di entusiasmo, perché questo ci fece capire che, fece capire loro, che il metodo che stavamo utilizzando era quello corretto, era quello giusto, cioè bisogna fare è
prendere la realtà, cercare di scomporla in mattoncini, in questo caso i mattoncini, diciamo così, sono i pianeti. Bisogna cercare di buttar via tutto quello che non serve, ridurre all'osso, capire quali sono gli elementi essenziali, capire come interagiscono e ovviamente affidandoci a delle persone di grande qualità, capire quali sono le interazioni. Quindi elementi fondamentali, interazioni. Grazie a questo elaboriamo, sappiamo fare fisica e riusciamo a fare fisica in maniera opportuna. Questo funzionerà non solo nell'Ottocento, ma anche nel Novecento, meccanica quantistica. Arriveremo fino agli anni 60, almeno 60-70, dove in pratica questo modo di fare fisica non verrà scalfito. Cioè questo è in qualche modo quello che ci ha insegnato e vale anche tutt'oggi. Però quello che è scritto è che, per esempio, quindi come vi dicevo, il riduzionismo, quindi questa, poi capite, anche, c'è anche tutta la parte filosofica, quindi la realtà è fatta di costituenti elementari, sappiamo le particelle, abbiamo capito tutte queste, tutto quello, la maggior parte delle cose che sappiamo in fisica, ma non solo in fisica, anche in chimica, in parte della biologia, in qualche modo rientra filosoficamente all'interno di questo modo di fare scienza. Però esistono situazioni come queste, per esempio, in cui questo modo di fare non funziona, o meglio, non funziona sempre. Cioè, qua vi ho fatto vedere soltanto alcuni esempi di, qua c'è un banco di pesci, qui un po', diciamo così, li avete visti anche prima, uno stormo di storni che si librano in volo, un cervello, un caso emblematico di sistema complesso, poi una comunità batterica, un bosco e un aereo che probabilmente, non so se siete d'accordo, ma io non metterei come esempio, non porterei a esempio di sistema complesso. Perché? Vedete, allora, mentre qui, allora, in questi sistemi, per esempio qua si riesce abbastanza a capire qual è l'unità di base che dobbiamo utilizzare. Cioè se noi usiamo il riduzionismo diciamo vabbè, dobbiamo prendere un uccello, un altro uccello, vedere come interagiscono. Ecco, qui parzialmente funziona abbastanza. Anche il gruppo, per esempio, di Parigi ha fatto degli studi riguardo al moto di questi uccelli e ha capito delle cose abbastanza importanti che si collegano con quello che vi dirò dopo. Però vedete, se poi andiamo a vedere, non so, il cervello o anche gli ecosistemi o le comunità batteriche, e qui non è ben chiaro quale sia l'unità di base da cui partire e costruire delle leggi fisiche che spiegano il comportamento di tutto questo. Cos'è? Il batterio singolo oppure dei gruppi di o sono le specie? Non si sa, non si capisce bene cosa bisogna fare, capite? Quindi il riduzionismo funziona sì, ma non sempre, non ovunque. Nel caso dell'aereo invece, lì è un po' diverso, perché lì, vedete, c'è un piano. Ci sono stati gli ingegneri che l'hanno elaborato a tavolino, hanno qual è il fine per cui dobbiamo costruire un aereo, c'è un pilota che lo guida, ci sono dei piani che dicono quali sono gli elementi costituenti, cosa devono fare. Cioè, non so, spero che vi sia chiaro che c'è una differenza sostanziale tra un aereo che, anche se è estremamente complicato, non diremmo che in qualche modo c'è della complessità, nel senso in cui la intendiamo per gli altri ecosistemi. Allora, questo è quello che abbiamo oggi, però, diciamo così, il fatto di esserci accorti che le cose non stanno così risale a questo, diciamo, la data nascita in un certo senso di sistemi complessi si può far risalire al 72, quando questo premio Nobel per la fisica Phil Anderson pubblica un articolo importantissimo per la comunità scientifica che si intitola More is Different, ok? E qua Anderson, tra l'altro scontrandosi con un altro grande premio Nobel morto da poco, Steve Weinberg, particella invece, quindi da una parte i particellari che dicono no, va bene il riduzionismo, abbiamo capito tutto, sappiamo quali sono i quark, sappiamo quali sono i leptoni, sappiamo tutti quali sono i costituenti elementari e sappiamo come fare buona fisica, non serve altro. Invece arriva Anderson e dice no, guarda,
In realtà le cose stanno esattamente come dici tu, perché ci sono, come leggete qua, quando abbiamo aggregati con un numero di particelle, possono emergere delle proprietà che non dipendono soltanto dalle proprietà, dagli elementi stessi, dagli elementi individuali, dalle particelle stesse. Può essere che se mettiamo insieme un gruppo molto elevato di particelle, molto elevato di corpi, emergano delle proprietà che non si possono ricondurre alle proprietà di pochi gruppi o dei singoli gruppi. Cioè, quello che riassumo qua, cioè il riduzionismo ci dice che possiamo ridurre tutte le proprietà, possono essere ridotte a quelle dei costituenti elementari e delle loro interazioni, condizioni necessarie sufficienti per capire queste proprietà. In realtà esistono delle situazioni, e ce l'ha fatto capire per la prima volta, direi, Anderson, delle condizioni in cui gli elementi costituenti sono necessari, ma non sufficienti a spiegare tutte le proprietà. E questo perché? Perché ci possono essere elementi che dipendono dalla storia del sistema, come che storia ha avuto fin quando l'abbiamo osservato, oppure dalle condizioni iniziali, oppure semplicemente dal grande numero di elementi che costituiscono questo sistema. Ecco, da qua uno potrebbe dire, vabbè, però anche se tu osservi delle proprietà complesse, probabilmente hai bisogno di avere anche delle leggi che interagiscono, cioè delle leggi che spiegano le interazioni tra questi elementi che siano sufficientemente complesse. Beh, in realtà non è proprio così. Perché se per esempio prendete questo sistema di Lindenmayer, che vabbè, è un sistema soltanto di simboli, vi faccio solo un esempio, non è importante che capiate i dettagli, a me interessa comunicarvi le idee di base, grazie alle quali poi riusciate a farvi un po' un quadro della situazione. Il sistema di Lindenmayer è semplicemente un alfabeto di simboli, qui per esempio partite con la lettera F per forward, cioè fate una linea in avanti, dopodiché iterate questa regoletta, cioè quando trovate F la sostituite con F più, F meno, F meno, dove la F è sempre vai avanti, il più sta gira a destra di 90 gradi, il meno gira a sinistra di 90 gradi e ottenete quella che si chiama curva di Cobb. Vedete, allora qua la prima interazione ottenete questo, quindi avete la prima linea a destra, vai avanti con la F, giri a sinistra, vai a F e c'è, e così vai avanti di nuovo. Questa è la prima iterazione, vai avanti, ne fai un'altra iterazione che si complica, andiamo avanti sempre di più e alla quinta iterazione vedete che cominciate a ottenere questa specie di struttura frattale in cui la proprietà, la forma della quella specie di croce piccolina è come quella più grande, intermedia, ancora quella più grande, se andate avanti con l'iterazione sempre continuate a ottenere queste strutture frattali. Quindi vedete che una semplice regoletta può portare della complessità, può portare delle strutture banali. E per esempio se utilizzate un'altra regoletta un po' più interessante, prima partite da una specie qualcosa di poco ricibile, poi una specie di stecco, andate avanti, beh, però qua vedete che trovate qualcosa di ben più interessante che è simile a quello che vediamo ora, cioè delle specie, qua vediamo una specie di felce. Ora questi piccoli algoritmi reiterativi possono essere anche, come dire, portati anche in tre dimensioni. Qua avete altre varianti e se lo fate in tre dimensioni ottenete dei veri e propri alberi che hanno delle strutture del tutto realistiche, del tutto confrontabili con la realtà. Quindi non è vero che quando fate delle strutture complesse al di sotto di tutto ci siano delle regole complesse. Non è vero. Può essere benissimo che queste emergano perché ci sono delle iterazioni o delle proprietà inaspettate che ovviamente bisogna scoprire. Non è bene scoprire tutto questo. Un altro esempio eclatante, almeno che mi ha sempre colpito, è questo. Ora, alla sinistra avete un termitaio e alla destra avete la basilica della Sagrada Famiglia di Gaudí a
Barcellona. Non so, credo, a me ha sempre colpito quanto somiglianti siano queste due strutture. In qualche modo è incredibile come possano assomigliarsi cose che hanno origini diverse. E questo mi offre il destro per spiegarvi alcune cosette. Cioè, da una parte avete un termitaio in cui ci sono, delle strutture, avete, non so, delle camere di incubazione, avete dei magazzini per il cibo, avete delle reti di trasporto e varie strutture dove questo è stato costruito grazie alle interazioni di termiti, che sono insetti che non hanno alcuna consapevolezza di quello che stanno facendo. Semplicemente interagiscono tra di loro, semplicemente le termiti mettono in atto sono un pezzo di un algoritmo che è un computer al carbonio, potete capire. Quindi queste qua interagiscono tra di loro in un certo modo, però da queste interazioni emerge il termite, ma emerge una proprietà dal basso, capite? Cioè non c'è un piano superiore, non c'è qualcosa che viene imposto dall'alto, è una proprietà che compare dal basso, e questa ha preso il nome anche da alcuni filosofi come competenza senza comprensione. Un filosofo, Daniel Dennett, l'ha classificata in questo modo, cioè sai fare anche se non capisci perché, tu fallo, però lo fai insieme ad altri, facciamo un'interazione, può emergere qualcosa che va al di là di quello che facciamo noi singolarmente. Questo anche se non sappiamo cosa stiamo facendo, cioè una competenza senza comprensione. Capite invece che qua a sinistra abbiamo che qualcosa di completamente diverso. Qua la complessità invece è dall'alto, giusto? È dall'alto, cioè alla sinistra non c'è un ingegnere termico. Qui c'è Gaudì che dice cosa dobbiamo fare, in che direzione dobbiamo farlo, abbiamo un piano generale che dobbiamo rispettare, gli operai lo faranno. Tutta la basilica rispecchia questo piano dall'alto. Quindi vedete che la complessità può avere origini completamente diverse, e quella di sinistra in buona sostanza è quella che ci interessa di più, perché è, per, almeno nella fisica dei sistemi complessi ovviamente, perché c'è l'indicazione che qualcosa, che potrebbe essere che delle proprietà generali emergenti derivino da qualcosa di molto più mentale che vorremmo capire. Allora, l'idea a questo punto è questa: come facciamo a capire queste proprietà emergenti? C'è un modo, la fisica ha dei metodi per riuscire a capire come funzionano questi sistemi? Ecco, probabilmente voi non l'avete, credo che al liceo studiate la meccanica classica, giusto? Quindi studiate Newton, probabilmente studiate quinta, magari Maxwell, giusto? Un po' di equazioni, un po' di termodinamica, quindi un po' di cose le sapete, però forse non sapete cos'è la meccanica statistica. La meccanica statistica è una branca della fisica teorica che studierete a fisica, insomma, se venite a farlo, che cerca di capire come si passa dal micro al macro. E uno degli iniziatori, uno dei grandi della meccanica statistica, il signore barbuto qua, che si chiama Ludwig Boltzmann, che ha dato dei contributi fondamentali alla meccanica statistica. Era un'anima inquieta, Boltzmann, perché gli hanno offerto varie cattedre, gli hanno offerto una cattedra a Berlino, a Vienna, a Graz, a Monaco. Eppure passava di posto in posto e non si rassegnava. Si sentiva un uomo, specialmente nella parte della vita, un uomo isolato, un uomo controcorrente, un uomo non capito. E alla fine dell'Ottocento sono epiche le sue discussioni con dei colleghi, degli amici come Oswald, come Mach, per riuscire a capire se, per esempio, gli atomi esistessero o meno. Pensate un po', alla fine dell'Ottocento ancora non sapevamo se la materia era fatta di atomi o meno. Ecco, lui era un convinto propositore dell'esistenza degli atomi, però ha sofferto un sacco, tanto che
Nel 1906 si è suicidato proprio a Duino, non molto lontano da qua, malato di depressione in sostanza. E sulla sua tomba hanno scolpito la famosa formula, sull'entropia, S uguale, non so se l'avete mai vista, non so se c'è, ecco qua, anche S. Vabbè, S lo sapete cos'è. K è la costante di Boltzmann, V doppio, se volete dopo vi spiego cos'è, perché richiede un po' di tempo capire cos'è. Comunque, questa è stata scolpita sulla sua tomba ed è di importanza fenomenale, perché se avete fatto un po' di termodinamica, probabilmente sapete che Clausius è stato quello che ha definito in termodinamica l'entropia. E qui è quello che ha capito che questa entropia non era qualcosa che si può solo misurare, che si può in qualche modo misurare a livello macroscopico, ma è legato al microscopio, è legato a quello che fanno i costituenti elementari. Quindi è una formula importantissima che lega il micro e il macro. Uno degli esempi, uno dei primi esempi, credo l'abbia scritta lui nel 1877, uno dei primi esempi di, diciamo, meccanica statistica al lavoro, cioè proprio di meccanica statistica che vi fa capire come si può passare dal microscopico, ovviamente il microscopico possono essere atomi, molte, ma anche uccelli, possono essere anche specie, batteri, cioè quindi cercare di capire come si fa passare, se io vi do gli individui e le interazioni, si fa passare a livelli macroscopici. Allora, per capire perché questo è importante, vorrei spiegarvi cosa di quello che la meccanica statistica dice in relazione alle transizioni di fase. Giusto, perché le transizioni di fase in fisica sono studiate all'interno della meccanica statistica. Allora, tutti voi conoscete la transizione di fase ghiaccio-acqua e acqua-vapore, giusto? Ecco, questa è una transizione, vabbè, se volete, se, quando verrete a fisica saprete che queste sono molti tipi di transizioni di fase. Questa qua è una transizione del primo tipo, cioè di quelle che sono discontinue, no? E perché sono legate a un salto di entropia, sono del primo tipo, perché quando vi avvicinate allo zero, per esempio se siete mezzo grado sopra il punto di 0,5 gradi, ovviamente a pressione atmosferica standard, è un'avvisaglia, cioè la materia non vi avvisa che state per cambiare stato. Dovete arrivare proprio allo zero e poi l'energia che fornite serve per rompere i vari, diciamo così, legami chimici per, diciamo, sciogliere oppure formare una struttura cristallina. Questo è del primo tipo, ma interessa un altro tipo di transizione che è quella legata invece alle calamite, per il quale avete un sistema magnetico. Perché? Questi sono più interessanti perché sono in qualche modo più vicine ai sistemi reali, sistemi complessi che andiamo a vedere. Allora, la calamita è un sistema magnetico che ad alte, se la riscaldate, perde le proprietà magnetiche. A temperatura sufficientemente alta non ha più proprietà magnetiche. Cioè, quello che succede è un po' quello che è scritto qua, cioè quello che vi faccio vedere qua. Cioè, ci sono questi dipoli magnetici che sono questi atomi, giusto? Questi atomi che tendono ad allinearsi in un modo o nell'altro. Se gli date sufficiente calore, questi qua si orientano a caso. Quindi non emerge un campo magnetico globale, ma soltanto così in media non c'è un campo magnetico. Quindi qua, nella fase, diciamo così, ad alta temperatura, non c'è campo magnetico e è appunto la temperatura. Si parla di fase disordinata. Invece se scendete sufficientemente con la temperatura, questi piccoli spin, a causa delle interazioni tra di loro, qua, tendono ad allinearsi nella stessa direzione. Quindi emerge globalmente, come dicevamo prima, un campo magnetico. La cosa interessante però è che non è che passate dall'uno all'altro e non succede niente. Esiste una temperatura critica, che è la temperatura di Curie,
nella quale qualcosa di incredibile succede. Cioè, mentre qui e anche sotto, gli spin si parlano tra primi vicini, cioè quello che è molto distante non sa niente di quello che succede vicino a me, sia che siate sotto, sia che siate sopra. Alla temperatura critica, tutti gli spin parlano con tutti, riescono a comunicare, a scambiare l'informazione con tutti. Ok? E questo è un tipico caso in fisica di fenomeno collettivo, che capite quanto può essere paragonato anche a quello che succede effettivamente in altri sistemi, non solo sistemi semplici come questo, che tra l'altro si chiama per la cronaca modello di Ising, perché Ising nel 24 fece questa proposta di modello semplice, molto semplice. Quindi, cosa succede a quella temperatura? Succedono molte cose, io ve ne dico soltanto due. La prima è che emerge una struttura frattale, cioè emerge, se voi andate a vedere le isole, quanto grandi sono le isole di spin su e spin giù, vedete che ne trovate di ogni grandezza. Cioè avete una struttura frattale con una legge di potenza come questa, e questo ricorda un po' quello scritto in una poesiola Jonathan Swift, quello dei Viaggi di Gulliver, no? Che le pulci mordono altre pulci sulla schiena e così all'infinito. Cioè già lui aveva capito qualcosa del genere nel 600, è uno dei pochi casi in cui, almeno a mia conoscenza, in cui i poeti magari hanno visto qualcosa che gli scienziati hanno formalizzato molto, anche se è successo anche il contrario, anche viceversa. Comunque, oltre a questa, che è appunto l'invarianza di scala, altra cosa è l'universalità. Altra proprietà è che quando siete alla temperatura critica o vicini, le proprietà del sistema non dipendono fortemente dai dettagli del sistema stesso, non dipendono dai dettagli dell'interazione. Per esempio, in questo caso la temperatura di Curie dipende dal materiale, però quello che succede alla temperatura critica non dipende dal materiale, in approssimazione molto, molto buona. E addirittura si possono classificare i materiali e anche varie altre situazioni in classe universalità, che dipendono soltanto in buona sostanza dalla dimensione e dalla simmetria del sistema. Quindi quello che abbiamo capito da qua è questo, in buona sostanza, che esistono dei modelli che ci spiegano il moto collettivo, e questo moto collettivo, quando emerge in fisica, ha delle proprietà universali che non dipendono dai dettagli, hanno delle proprietà, in altri termini, questo esponente qua, questo B qua, non dipende da quanti elementi avete, da come interagiscono, da quello che fanno. Quindi avete la speranza, con questo metodo, di trovare veramente delle proprietà universali. Ecco, queste sono alcune delle proprietà. Quindi potete applicare, per esempio, queste idee anche, non so, al moto degli uccelli che abbiamo visto prima, non solo, potete applicarlo, per esempio, al moto di alcune persone che si muovono a caso e poi appendono qualcosa su una certa parete, potrebbe essere al museo, si fermano insieme tutte nella stessa direzione, avete una fase ordinata e una fase disordinata. Se in qualche modo questa situazione può essere controllata e potete far passare tutti da una fase all'altra. Questi metodi hanno trovato ampia applicazione in vari sistemi e sono i metodi che ad oggi cerchiamo di utilizzare per capire i sistemi complessi. E questo è anche legato a quello che ha, diciamo così, capito in maniera approfondita Giorgio Parisi, che ha appunto preso il premio Nobel per i suoi studi di sistemi disordinati. Come vi ha detto prima il professor Cardin, ha fatto anche altre cose, c'è la Parisi Caldarelli, che la Parisi Altarelli, che è riuscita, diciamo, è l'equazione per i partoni, quelli che si chiamano i partoni. Poi ha fatto anche dei contributi anche per quanto riguarda il clima, ma forse il contributo più importante è quello per i sistemi ordinati. E quello che vorrei dirvi è dirvi alcune cose di quello che lui ha capito, e motivo per cui ha preso anche il premio Nobel. Ecco. Allora, partiamo dal sistema che vi ho fatto vedere prima, ok?
il sistema, quello del modello di easing, dove avete spin in su, avete dei vari spin in su, nelle posizioni ABCD, e qua avete delle energie di interazione che sono uguali in tutti e quattro i legami. Ora, ammettiamo che lo spin in su valga 1, lo spin in giù valga meno 1, e ci chiediamo di calcolare l'energia minima. Ora, quanto vale l'energia minima? Il conto da fare è semplicemente questo, quindi qua dovete semplicemente fare il prodotto più, e qua ottenete il primo termine, poi più, e ottenete il secondo e così via. Ora capite bene che se volete ottenere l'energia minima a causa di questo spin qua, qui bisogna mettere semplicemente uno spin su, giusto? Cioè bisogna allinearli tutti nella stessa direzione, quindi ottenete meno 4, e questo è quello che effettivamente succede, cioè l'energia minima si ottiene quando tutti gli spin sono diretti nella stessa, puntano nella stessa direzione, questo a basse temperature. Quello che si dice è che l'energia ha un punto di minimo, e questo è unico, cioè un unico punto di minimo che è, appunto, potete rappresentare bene con una, per esempio localmente, con una parabola. Ora però proviamo a fare una cosa diversa. Prendiamo un collegamento, un lato a caso di interazione, prendiamo questo, e ci mettiamo il meno 1. Quindi queste qua interagiscono con un meno 1. Ora, con un avete, qua, questo qua deve essere, se volete, l'energia minima ancora una volta, questo deve puntare in giù, questo in su, quindi ancora ottenete un più 1, qua ottenete un più 1. Però appunto qua vedete che c'è qualcosa che non funziona, perché se volete calcolare l'energia minima, se lo mettete in su ottenete un più 1 sopra, uno sotto, se lo mettete in giù tenete un più uno sopra e un più uno sotto, un meno uno sotto, cioè non c'è modo di raggiungere l'energia minima che avevamo prima, e questa si chiama frustrazione, che è preso proprio mutuato da, in qualche modo, dalla psicologia, no? Qua l'energia minima risulta essere meno, non solo, le configurazioni sono due, cioè non più unica come prima, ma due. Ora, da tutto questo, cosa succede? Se voi ne mettete non 4, ma ne mettete molti di più, molti più spin, e i collegamenti sono a caso con un più o un meno 1, vedete che ottenete le possibili configurazioni, i possibili minimi aumentano tantissimo, non ce n'è solo uno, ma aumentano esponenzialmente, ok? E quello che si ottiene non è più un sistema con un'unica configurazione di minimo, ma un sistema con un numero esponenziale, un sistema disordinato in cui le configurazioni possono essere, possono trovare, sono ugualmente buone o ugualmente cattive. Ecco, quello che ha capito Easy è che anche se la configurazione è di estremo disordine, in realtà esiste un ordine. Anche in questo sistema disordinato di minimi esiste un ordine nascosto, e lui ha capito quale tipi di mezzi matematici bisogna elaborare per capire questa struttura ordinata che sta dietro al disordine. Quindi anche se c'è una struttura disordinata c'è un ordine. Per esempio ha capito che non c'è un unico minimo, ma c'è una struttura frattale di minimi. Cioè se voi avete... Prima avevamo un unico minimo, fatto così, dell'energia libera, invece avete degli altri minimi all'interno di questa, e all'interno di questa avete ancora altri minimi, e all'interno di questa ancora altri minimi, una struttura anch'essa frattale. E ci sono dei mezzi matematici che ci dicono come utilizzare, come scoprire questa struttura ordinata interna. Non solo, ha capito anche che il fatto che ci siano questi minimi, diciamo così, annidati gli uni negli altri, fa sì che il sistema dipenda dalla storia con cui l'ho formato. Cioè, se io vado a finire in un minimo, se io, per esempio, lo riscaldo e poi lo raffreddo, vado a finire in questo minimo, in qualche modo rimango lì. Però se per caso sono capitato in questo minimo, in qualche modo rimango lì. O qui, rimango lì.
Quindi c'è una forte dipendenza dalla storia e dal numero elevato di minimi. Quindi la situazione non è più come quella che avevamo visto prima. C'è una transizione di fase, ma è molto... In questo caso abbiamo una transizione di fase, ma molto più ricca che è portatrice di complessità. Ecco, questo è quello che ha fatto lui a fine degli anni 70-80, però questo lui l'ha fatto da fisico, quindi in maniera giusta ma non rigorosa. Ci sono voluti circa 23 anni, nel 2003 Francesco Guerra ha dimostrato insieme ad altri francesi che quello che aveva detto era giusto e lo ha dimostrato matematicamente con dei teoremi. Quindi, e addirittura ci sono stati dei matematici che lo hanno ringraziato per aver fornito una grande quantità di problemi su cui hanno potuto elaborare nuove teorie matematiche. E lo ringraziamo anche noi perché ci ha fatto capire che ci sono c'è un modo rigoroso, c'è un modo veramente, come dire, matematicamente rigoroso e fisico e anche quantitativo di capire queste strutture complesse. E questo, per esempio, può capitare anche nella vita reale. Avete due amici che si incontrano, il più è l'amicizia. Ora c'è un'altra amica, per esempio, che possiamo chiamare, io ho chiamato Emma, magari questa non va con nessuno dei due, vabbè, se non va d'accordo non si ferma. Se va d'accordo si ferma con entrambi, ma se invece va d'accordo con l'uno o con l'altro, cosa succede? Siamo di fronte a un compromesso, giusto? A una specie di frustrazione. E questo ancora di più quando, per esempio, siamo di fronte a una tra amici, tutti si conoscono, ma non tutti vanno d'accordo. Dobbiamo sederci a tavola. Prima si siede uno, l'altro dice, beh, io con quello lì non è che vado tanto d'accordo, aspetta che si sieda l'altro che va magari d'accordo, e così via, però questo, come vedete, anche nella vita reale, così anche nei sistemi complessi, succede anche nelle fasi vetrose, questo equilibrarsi, cioè del sedersi tutti insieme, è molto lento, molto rallentato, e questo si vede anche nei sistemi fisici, tanto che addirittura alcune fasi vetrose, come il vetro che vediamo, si dice che siano costantemente fuori dall'equilibrio, che raggiungono un equilibrio in tempi elevatissimi, tanto che non lo raggiungono mai, sono costantemente fuori dall'equilibrio. Ecco, tutto questo ha avuto enormi applicazioni in molti settori, dai liquidi super raffreddati ai solidi con impurità, però anche all'interno delle neuroscienze, dell'intelligenza artificiale, dell'ecologia. Questo armamentario fisico-matematico si può trasportare con le dovute cautele, ovviamente, in vari contesti. E in particolare anche nell'evoluzione. Perché? Beh, perché anche qui, per esempio, ci è stato insegnato da questo barbuto, persone intelligenti hanno la barba, non lo so perché. Quindi, cioè, avvengono variazioni utili in organismi, ci ha insegnato che... la selezione naturale è questo principio di sopravvivenza del più adatto, sappiamo bene, abbiamo imparato questo, però ci ha anche detto che dalla lotta per la vita, dalla guerra, dalla natura, dalla carestia, dalla morte, direttamente deriva il più alto risultato che si possa concepire, la produzione di animali superiori. Un po' angosciante, io lo trovo un po' angosciante perché, si capì, da qua è uscita anche la filosofia di Herbert Spencer, il darwinismo sociale, insomma, ci sono un po' di conseguenze di questo, no? Però diciamo così, che abbiamo capito anche che è importante non solo la competizione, ma anche la cooperazione. Cioè, abbiamo capito che ci sono i segni più che abbiamo visto nel modello di Ising, nel modello anche di Parisi, dei sistemi disordinati, c'è la competizione, ma c'è anche la cooperazione. Ci sono questi elementi diversi e opposti che però, se messi insieme su certe scale temporali, creano complessità, creano novità. Quindi ci sono la cooperazione è vera anche nei sistemi, non solo nei sistemi superiori, ma anche diciamo così, per esempio abbiamo il verme di Roscoff che convive con un'alga e l'alga gli dà
diciamo così, le sostanze di cui ha bisogno tramite la fotosintesi, e lui gli fornisce l'azoto e il fosforo per fare la fotosintesi. Oppure ci sono i batteriofagi, che anche questi sono dei virus che attraverso delle proteine chiamano a raccolta altri virus per infettare i batteri. Quindi la cooperazione, per dirvi, il verme di coopera, diciamo così, con quest'alga da più di 500 milioni di anni. Quindi la cooperazione non è certo negli ultimi anni, insomma, è qualcosa che ha scolpito l'evoluzione, quello che sta attorno a noi. Ecco. Quindi la cooperazione, come dicevo, anche come mi sa che sono tardi, 5 minuti? Vabbè, vado avanti più velocemente perché avrei altre cose da dirvi, ma non ce la faccio. Ecco. Può produrre complessità, e la Lynn Margulis ce l'ha detto ancora negli anni 70 di questa complessità. Ci ha detto che, per esempio, le cellule eucariote sono nate proprio dalla simbiosi di un batterio, di un procariote, che in qualche modo ha assorbito un altro batterio e hanno cominciato a convivere insieme. E questo si sa perché il mitocondrio, che è questo batterio che si è trasformato in qualcosa d'altro per produrre energia nella cellula, ha dei suoi ribosomi, che sono diversi da quelli della cellula ospite, ha un suo DNA che è diverso da quello della cellula ospite. E la Lynn Margulis è arrivato proprio questo, che la vita, cioè, non è che abbia preso il sopravvento soltanto con la competizione, ma anche attraverso la cooperazione. Ecco, questo lo salto perché il professor Suveis vi dirà qualcosa di più su questo. Quello che l'olobionte, vabbè, è un'altra cosa di cui vi parlerò se vi interessa. Ecco, vorrei dirvi invece un risultato, diciamo così, che quello che potrebbe essere un fantastico risultato della cooperazione, che sono le cosiddette leggi di scala o leggi di allometria di scala, che sono tra le poche leggi che si conoscono, leggi generali che si conoscono in ecologia e in biologia. In questo caso, vedete, anche in questo caso, con quello che abbiamo visto prima, forse non vi meraviglia tanto il fatto che il topo ragno, la megatera e il topo, ma non solo questo, abbiano delle cose in comune. Sulla base di quello che abbiamo visto prima, possiamo elaborare dei mezzi, diciamo così, degli strumenti fisico-matematici per analizzare le cose, diciamo così, i principi base che mettono insieme questi mammiferi, ma non solo, non solo mammiferi, ma anche insetti, anche animali unicellulari. Hanno qualcosa di comune tutti questi, che condividono. Cos'è? Ecco, questo viene indagato dall'allometria di scala, studia appunto le caratteristiche fisiologiche e anatomiche attraverso le scale. Perché allometria? Beh, l'isometria è semplicemente la proporzionalità. Non so, se andate a vedere quanto consumate voi, quanto consuma un topolino, quanto consuma la megattera, se pensate che questo sia un'isometria, vuol dire che consumano proporzionalmente alla vostra stazza. Invece l'allometria dice che, vabbè, le cose non sono... Certo aumenta il consumo per animali o per viventi più grandi, ma non aumenta in maniera proporzionale alla vostra massa. Quello che si è capito è, diciamo, nel 32 questo signore, che si chiama Freiberg, ha messo sull'asse delle ordinate il tasso metabolico, cioè quanto un essere, quanto un organismo consuma in un giorno, per esempio, e sull'asse delle ascisse quant'è la sua massa. Ora, stranamente, ha visto che più o meno, vabbè, questa è una curva, ma quando regolata diventa questa curva, tutti questi esseri cadono sulla stessa linea con la stessa pendenza che è data da questa legge qua, cioè il tasso metabolico è proporzionale alla massa del loro individuo, massa del vostro organismo, alla tre quarti. Ora vedete che questo tre quarti, questo esponente, vedete, questo è un caso di universalità, no? Cioè questo tre quarti non dipende dal fatto che stiamo guardando insetti o dal fatto che stiamo guardando piante o mammiferi. Tre quarti vale per tutti, cioè che voi prendiate un essere unicellulare oppure una mosca, una rana o la megattera che vi ho detto prima,
consumano tutti secondo questa legge. Cosa vuol dire? Allora, vuol dire questo, ammettiamo di queste 2000 calorie al giorno. Quanto dobbiamo dare al topolino, che è 100 volte più piccolo di noi, o all'elefante, che invece è 100 volte più grande di noi? Questo vuol dire che se voi gli date proporzionalmente alla vostra massa, lo fate affamare, muore. Invece date proporzionalmente alla vostra massa a questo elefante, a un elefante, allora lo fate ingrassare. Cioè la legge di scarto che abbiamo trovato vi dice che dovete dare di meno, cioè gli esseri più grandi consumano di meno proporzionalmente relativamente alla massa e invece quelli più piccoli proporzionalmente consumano di più, ok? E questo, a questo punto non ho abbastanza tempo, però questo è legato alla rete di distribuzione delle cellule che in ogni organismo sono presenti, ok? E sono legate a una rete ottimale. Allora vi spiego, molto velocemente, se voi prendete un organismo fatto di, diciamo, a livello elementare, fatto con cellule, queste qua devono consumare per vivere una certa quantità di energia e devono anche trasportare una certa quantità di energia ai vicini, giusto? Quindi mettiamo di partire con una certa rete, se fate un conto molto semplice, vedete che passate da 1 a 2 a 3, dovete tener conto di quello che consuma ognuna di queste cellule e poi quanto dovete utilizzate o consumate per trasportare un'unità di energia dalla 1 alla 2 oppure dalla 2 alla 3 eccetera. Quindi se andate avanti in questo caso trovate 45 unità. La domanda è: ma questa rete che avete messo, che avete inserito, è la migliore possibile o no? Se provate questa rete invece e fate di nuovo il conto, ok, quello che vedete è che trovate 27 unità, cioè si consuma di meno utilizzando questo tipo di rete. Cioè esistono delle reti ottimali, cioè delle reti che minimizzano il consumo totale. E se fate i conti, se volete, ci sono gli articoli, tra l'altro in questo hanno contribuito in maniera sostanziale dei gruppi di Padova proprio, per capire questa cosa qua. E questo porta effettivamente al... questa legge, questa allometria di scala, dove vedete che D è la dimensione in cui l'organismo vive. D è, se mettete 3, ottenete proprio BU, proporzionale, diciamo così, a M alla 3 quarti, per che vivono in tre dimensioni. Ci sono certamente anche altre leggi, adesso direi di chiudere, giusto? Chiudiamo. Se volete posso... se vi interessano queste leggi di scala possiamo parlarne dopo, volevo dirvi qualcosa di Godzilla, ma una volta. Queste sono altre cose sui sistemi complessi. Volevo concludere solo dicendovi queste cose qua, che rimane ancora molto da sapere, rimane ancora molto da capire ed è il motivo per cui non sappiamo bene ancora cosa siano i sistemi complessi. Quindi servono nuove idee, molto entusiasmo, che speriamo arrivi da gente come voi, entusiasta di fare cose nuove. Volevo lasciarvi con queste due cosette. Una è questa, cioè che Einstein, quando aveva qualche anno più di voi, mi pare avesse qua 23 anni, aveva fondato un'Accademia Olimpia, piccolina, solo di pochi amici. Ma con questo ci discuteva di tutto, leggeva Mach, leggeva Poincaré, leggeva Hume, quindi filosofi, letterati, scienziati. È importante che leggiate, se vi interessa la fisica, fate fisica, ma fate anche molto altro, non limitatevi a fare fisica. Fate altro, chimica, fate altro, cioè fate chimica o letteratura o filosofia, ma non fate solo quello. Ce l'ha insegnato Einstein. E poi, come diceva Steve Jobs, questo probabilmente lo sapete già, stay hungry, stay foolish, no? Cioè, un po' di curiosità e di ingenuità, ok? Che è molto utile, specialmente quando si parte, avere molto entusiasmo, molta curiosità, molta voglia di essere
puri e ingenui. Ecco. Grazie a tutti. Mentre voi preparate alcune domande scritte per il professor Azael, passiamo alla seconda relazione, sarà tenuta da professor Mir Simon Soubeis, che è un fisico ma anche un dottorato in ingegneria ambientale che ha conseguito a Losanna. Lui ha lavorato a Princeton negli Stati Uniti e adesso svolge le sue ricerche nell'ambito del laboratorio interdisciplinare del Dipartimento di Fisica. L'argomento della sua relazione è la complessità nelle reti ecologiche, autorizzazione e ottimalità. Prego. Un attimo. Sì. Ok. Allora, lo so che adesso per me è una grande sfida perché siete stati attenti 55 minuti di seguito. Adesso tocca a me e quindi evidentemente devo cercare di tenervi svegli. Non solo questo, la relazione del professor Azael è stata stupenda, io ho imparato anch'io tantissime cose, per cui vi assicuro che avete avuto la possibilità di avere una visione di sistemi complessi che non è da tutti poter ascoltare. Allora, io cosa farò? Proverò a raccontarvi un po' attraverso degli esempi concreti di ricerca che facciamo qua, delle applicazioni di queste idee che vi ha dato il professor Azaele, ok? Quindi, ora, non potevo non iniziare con questo video, questo storno di uccelli che si muovono come una danza, prendendo queste forme che quando uno, se vi è capitato di vederli dal vivo, uno si ferma e alza gli occhi al cielo e guarda. E sicuramente questo storno è all'origine un po' della ricerca. Poi ogni tanto ce la dimentichiamo perché abbiamo un sacco di cose da fare, dobbiamo pubblicare, abbiamo i consigli, abbiamo le cose, ma alla fine, diciamo così, questo è sempre come il motore vero, diciamo così, delle nostre ricerche. Allora, quello che vediamo qui sicuramente è una parola importante, è una parola che si chiama auto-organizzazione, in inglese self-organization, cioè la cosa interessante qui è che non è che c'è un pilota, qualcuno che dirige il traffico, qualcuno che dice adesso andiamo di qua e tutti vanno di là, adesso andiamo di su, tutti di su, no. In qualche modo, no, c'è questa organizzazione che avviene senza qualcuno che diriga, per questo si chiama auto-organizzazione. Questi processi di auto-organizzazione si osservano molto in natura e hanno a che fare con quelle che vengono dette proprietà emergenti. Anche questa è una parola che un po' capiamo, un po' non sappiamo neanche bene vuol dire. Cioè noi, osservando certe cose, ci accorgiamo che ci sono delle proprietà che emergono nei sistemi che però non possono, vediamo se ci focalizziamo sulla singola unità. Ma invece quando mettiamo insieme tante unità, se vediamo un singolo uccello non riusciamo a vedere questa danza, ma quando ce ne sono tanti avviene questo moto collettivo che sicuramente ha a che fare con l'interazione, cioè in qualche modo ciascuno all'interno dello stormo deve interagire con qualcun altro, altrimenti non si potrebbe propagare l'informazione, non potrebbero essere un corpo solo, diciamo così. Ecco, questo è in qualche modo quello che ci occupiamo, anche se non noi direttamente su questo sistema. Come ha detto Sazele, il professor Parisi e il gruppo di Roma, il CNR, ha studiato questo in maniera quantitativa e hanno capito tante cose. Ma questo tipo di approccio, questo tipo di domande non avviene solo negli stormi degli uccelli, ma per esempio nelle foreste. Le foreste sembrano più come ferme, sembra che non succeda niente, ma in realtà nelle foreste succedono tantissime cose, le specie interagiscono, ci sono, allora anche lì capire come ci sono dei pattern, ci sono delle proprietà emergenti anche nelle foreste, per esempio, ecco, bisogna saper guardare, questa è una prima cosa che vedremo. Poi come
diciamo, ha menzionato il professor Azele, i batteri sono un mondo affascinante che studiare da poco, perché? Perché prima di fondo non si potevano misurare, senza misurare è difficile fare scienza, si può anche fare scienza attraverso dei modelli, ma diciamo lo scopo poi è misurare per fare delle verifiche di quello che noi modellizziamo, e da poco si è potuto misurare gli ecosistemi batterici nelle svariate in svariati contesti, come vi racconterò. Quello è il plancton. Adesso possiamo misurare le varie specie di plancton nell'oceano. C'è stata una grande missione che è durata 10 anni, dove hanno raccolto in 300 parti dell'oceano in tutto il mondo campioni per raccogliere il plancton, e hanno scoperto che più di 5.000 specie di plancton, noi ne conosciamo qualche centinaia. E infine, questa è la parte più principale di quello che vi racconterò, abbiamo parlato di cooperazione, il professor Azzare ha mostrato quanto è importante la cooperazione, come anche la cooperazione, diciamo, ha un fattore di emergenza di complessità, e io studierò un sistema particolare che è quello dei pollinatori e dei fiori, ok? Ma appunto, il problema era per farvi fare un po' di pausa, ok? Così avete... Per avere bisogno di un attimo per riprendervi e riprendere l'attenzione, vi propongo un piccolo gioco, ok? Che mi serve poi per spiegare quella cosa difficile che era la W. Io provo a spiegarvela con questo gioco, ci ritornerò. Intanto facciamo il gioco. Allora, per fare questo gioco ci vuole il vostro cellulare, se l'avete. Adesso faccio una cosa gravissima, cioè vi faccio tirare fuori il cellulare, poi non lo rimettete dentro, ma rischio. E faremo il gioco dei dadi, cioè si lanciano due dadi, immagino io lancio due dadi, ok? E prendo i due valori delle facce, faccio la somma, vince chi punta sul numero che si avvicina più alla somma. Gioco facilissimo, ok? C'è proprio un gioco così a Las Vegas. Per giocare e decidere su quale punto, su quale numero volete puntare i vostri $100, andare su quel link lì, oppure scannerizzare questo QR code qui. Okay, andate, ci sono le possibili opzioni e votate. Tanto verifico che funzioni. Sì, sì, è lo stesso. Quello è il link e quello è lo scanner. Non fa partire ancora? Era quello di cui avevo paura, ok? Fermo. Funziona? Perfetto, è facilissimo. Devo solo dire il numero. Quindi questo dura... Vi do un minuto. Quindi votate, avete votato, anche da casa, come si dice, da casa potete votare, chi è collegato, ok? Ok, stop, finiamo il gioco, adesso chiudo. Non si può più votare, quindi adesso dovete rimettere il cellulare da dove l'avete preso, perché sennò dopo imbrogliate. E andiamo a vedere che cosa avete votato. Ok? Andiamo a vedere cosa avete votato. Allora, la maggior parte delle persone, il 30%, ha votato sul numero 6. No. Allora, queste sono le possibili... Non si capisce bene. No, ok, scusate, sì. Allora, la maggior parte delle persone ha votato sul numero 7, c'è qualcuno sul numero 2, no, perché l'uno non può venire fuori, per cui ho capito adesso come leggere questo grafico. L'uno non può venire fuori, giusto, perché uno e uno fa due, quindi... Il 2, una persona ha votato 2, e 3 persone 12, ma comunque la maggior parte ha votato 7... E qualcuno ha votato 8 e molti hanno votato anche 9. Ok, adesso
Teniamolo lì un attimo e cercherò poi adesso di spiegarvi cosa c'entra questo lancio dei dati con l'entropia. Questa sfida, dopo mi dite se si riuscirà a capire. Allora, quindi, perché questo? Questo perché l'entropia e la probabilità, vedete cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo sarà un punto fondamentale della modalità con cui noi andiamo a fare questi sistemi, alcuni sistemi. Perché in particolare, come abbiamo visto con il professor Azzele, il fisico cosa cerca di fare? Vuole concentrarsi su non tutti i dettagli del sistema. Sono troppo complessi, troppo complicati, non possiamo considerare ogni dettaglio. Dobbiamo capire quali sono i dettagli più importanti. No? C'è una barzelletta su questo, che è quello della mucca sferica, ok? Cioè uno può approssimiamo una mucca a una sfera, ok? Tutti i dettagli della forma della mucca, si dipende appunto da che domanda ci vogliamo fare. Einstein, per dire questo, diceva che dobbiamo fare tutte le cose il più semplici possibili, ma non troppo semplici. Questa è l'abilità. Cioè noi dobbiamo cercare di semplificare al massimo, no? Ma se, pensate all'idea di Newton, appunto. Cioè, ha capito il movimento dei corpi celesti da una mela. Cioè, l'idea è stata semplice, no? Poteva spiegarla nonna, questa è una citazione di Einstein, cioè che noi capiamo veramente qualcosa se possiamo spiegarla in modo semplice. Per questo, come diceva il professor Azzele, non abbiamo ancora capito la non siamo veramente capaci di spiegarla in modo semplice, diciamo così. Ecco, questo è un po' l'approccio che ci guida. E come abbiamo visto, questo è fondamentale quando abbiamo a che fare con sistemi che hanno tante particelle. Perché noi, per esempio, le leggi di Newton la conosciamo, F uguale a MA, possiamo studiare un corpo, la dinamica, facciamo gli esercizi quelli che tante volte sbattiamo la testa sul piano inclinato. Due corpi possiamo farlo, tre già dobbiamo abbandonare molti fatti a mano, dobbiamo andare col computer. Ma pensate un gas, 10 alla 23 particelle, se scrivete le leggi di Newton per 10 alla 23 particelle, neanche il super computer che abbiamo adesso, poi sarebbe stupido, no? Allora, come bisogna fare? Bisogna fare delle approssimazioni. Bisogna dire, per esempio, che tutte le particelle hanno la stessa massa, o addirittura che sono puntiformi. Non è vero. Bisogna dire che non c'è interazione diretta tra le particelle. Anche questo non è vero. Che si conserva l'energia. Ma non è vero. Cioè, si fanno delle approssimazioni. Approssimazioni vuol dire che degli aspetti si trascurano degli aspetti, diciamo così, della realtà del sistema, ma che per alcune cose non sono importanti. Per esempio, e questo è stato il grande contributo appunto di Boltzmann, si è capito che si può descrivere il comportamento di tante particelle, quindi di un gas, attraverso delle leggi, che sono delle leggi macroscopiche. Quindi io mi dimentico delle... Quindi basta che caratterizzo certi osservabili, certe proprietà, la pressione, la temperatura, e posso collegarle tra loro. La derivazione di queste leggi, ok, in qualche modo, può essere esattamente fatta come passaggio, cioè tra il microscopico e il macroscopico, diciamo così. Macroscopico sono queste proprietà, sono gli osservabili che noi possiamo misurare del sistema. Il macroscopico sono tutte le particelle che compongono il mio sistema. Ecco, per fare questo appunto, l'esempio che voglio... provare a spiegarvi è che il legame tra questo microscopico e questo macroscopico è un legame probabilistico, no? E appunto qui torniamo più dei dadi, perché ogni dado ha sei facce, quindi ogni dado, se volete una particella, può avere sei possibili configurazioni, l'1, il 2, il 3, il 4. Ma se adesso ne mettiamo insieme dei tanti dadi, le possibili configurazioni del sistema cominciano a crescere. Allora, per esempio, io ho fatto a mano, spero di non aver dimenticato, tre dadi, no? Gli stati che chiamiamo microscopici quali sono? Beh, abbiamo la configurazione 1, 1, 1, la configurazione 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, no? Chiaro? Queste sono tutte le possibili configurazioni microscopiche. Se adesso noi chiamiamo lo stato del sistema, il nostro stato macroscopico, la somma, gli stati macroscopici sono molti di meno, ok? Vanno da tre dadi, se noi facciamo la somma, vanno da 3 a
18, giusto? Quindi, ecco qua, questi sono gli stati macroscopici. Gli stati macroscopici, tante volte noi gli stati microscopici non possiamo vedere, vediamo gli stati macroscopici, li possiamo, quelli possiamo osservarli, quelli possiamo misurarli. Allora vedete che non tutti gli stati microscopici, prendete ad esempio lo stato macroscopico 3, da quanti stati microscopici è formato? Uno, giusto? Quanti stati microscopici è formato lo stato macroscopico 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via. Quindi adesso potete iniziare a capire subito che il 5 è sicuramente più probabile del 3, perché ci sono più combinazioni che danno il 5 del 3. Ecco, allora adesso questi stati microscopici e quella W lì, tutti i possibili stati microscopici. Quale sarà lo stato macroscopico più probabile? Quello che ha più stati microscopici dentro di lui, giusto? Quindi sarà quello che massimizza questo oggetto, è una funzione motona, quindi va bene. E quindi lo stato microscopico, se questa la chiamiamo entropia, che sarà quello che ha massima entropia. Quello è quello più probabile da osservare. Questa è una cosa incredibile. Questo è quello che, cioè, è stato rivoluzionario in quello che ha capito Boltzmann. Ora, non solo questo, è che immaginatevi adesso 5 dadi, 10 dadi, 1000 dadi, 100.000 dadi, 1 milione di dadi. 1 milione di dadi, lo stato 1111111, ma che ce ne frega, lo possiamo buttare via. E così tantissimi altri stati, quindi possiamo concentrarci solo su pochi stati, pochi. Poi non sono pochi, ma possiamo buttarne via tantissimi. Questo ci permette di avere una modalità di studiare uno stato che è molto, che ha tantissime figurazioni microscopiche, ma concentrandoci solo su alcuni stati macroscopici. Diciamo che la cosa difficile però è capire quali sono quegli stati microscopici, come duro, quali sono gli osservabili giusti. Questa è un'arte, ancora, nell'ambito dei sistemi complessi. Nell'ambito della fisica, diciamo così, questa è la sostanza della termodinamica. Adesso il professore Zare su questo mi correggerà, ma insomma, questa è una cosa molto importante e in un certo senso rivoluzionaria. Ora, questo in qualche modo quindi è il nostro approccio, non è l'unico, ok? Infatti una buona parte di questa presentazione sarà invece su un altro tipo di approccio, che è quello dei principi di ottimizzazione, come vedremo, che diciamo è accanto a questo ordine, disordine e ottimalità. Ottimizzazione sono come dei grandi principi che stanno insieme e che noi, come dire, possiamo usare per cercare di comprendere questi sistemi. E tanti sistemi come il gas, come il magnetismo, no? Ogni queste particelle sono un po' studiate attraverso questo tipo di approccio. Ed è qui in qualche modo che allora, ogni tanto qualcuno mi chiede: ma cosa studi? E io rispondo: la fisica dei sistemi complessi. Eh sì, vabbè, cos'è la fisica dei sistemi complessi? Cosa fai in pratica? Ma studio un po' di ecosistemi, faccio un po' di neuroscienze, poi come fai? Cos'è? Sei un esperto mondiale di qualsiasi cosa? Allora, no, io dico, tendenzialmente non so niente né di neuroscienze né di ecologia, ma studio tutti questi sistemi. Perché? Perché questi sistemi, in un certo senso, hanno qualcosa in comune. E adesso potete capire che cosa hanno in comune. Hanno in comune che sono composti da unità, ogni unità ha una sua configurazione, ma quando noi guardiamo il sistema come nella sua unità, noi possiamo concentrare, comprendere quali sono gli stati macroscopici importanti, e per questo possiamo usare delle tecniche simili, diciamo così, di modellizzazione, sia per studiare le reti neurali, sia per studiare gli ecosistemi, sia per studiare addirittura, c'è un gruppo di Roma che studia anche diciamo, studia l'economia come un grande sistema complesso. Tanti studiano adesso la sociologia, si chiama sociologia computazionale, che si basa su tutti i dati che possiamo ottenere da Twitter, e usano delle tecniche dalla fisica per studiare questo, perché la società è un grande sistema complesso. Quindi, molto diverse, ma che hanno in comune in qualche modo questo tipo di approccio come per essere studiati. L'altra caratteristica, già sottolineata dal professor Azzele, è che non basta conoscere, allora vedete la differenza, questa è la differenza grossa. Col dado, io
lancio il dado, ogni dado ha la sua configurazione, lei dipende, non è che dice no, l'altro ha fatto 5, allora aspetta che io non voglio fare 5, faccio 3, no? Sono completamente indipendenti. Questa è una grande semplificazione. Ma normalmente quelle unità che abbiamo visto nei sistemi interagiscono. E queste interazioni non è che fanno poco. E questo in maniera incredibile potete pensare nel cervello. Il singolo neurone, che di per sé il neurone è una cellula, e già la cellula è un sistema complesso di suo. Ma pensate adesso che differenza tra un singolo neurone, possiamo studiarlo, sappiamo bene modellizzarlo. Non abbiamo capito tutto, perché dire che abbiamo capito tutto del singolo neurone sarebbe una bugia. Ma abbiamo capito tantissime cose. Ma adesso prendete 100, 1000, 10.000, 1 miliardo, 100 miliardi di neuroni, li mettete insieme e lì inizia l'avventura, perché è una cosa che ancora oggi stiamo attentoni cercando di farci qualcosa. Ok? Affascinantissimo, ma allo stesso tempo incredibilmente complesso, appunto. No? Perché? Perché l'azione dà delle nuove proprietà al sistema. Non è semplicemente la somma. Nei dadi è semplicemente mettere insieme le somme. Mettiamo insieme i dadi. Qua è di più. Ok? The more is better. Questo è quello che citava anche prima il professor Azzer. Allora, partiamo con questo esempio delle foreste, delle foreste tropicali in basso, in Barra Colorado. Purtroppo non ce l'ho mai stato ancora. Devo cercare di fare una missione in questa foresta stupenda, in America. E invece la figura in alto è una barriera corallina. Allora, questi due sono due esempi di ecosistemi molto biodiversi, si dice. Cioè hanno tantissime specie, ne hanno 500, 600 specie. Una foresta da noi ha, non so, 30 specie di solito, anche meno. Ok, quindi sono dei ecosistemi ricchissimi. Cioè, gli ecologi, ecologi marini, ecologi terrestri, che vanno a studiare questi sistemi. Per esempio nel Barro Colorado c'è una... sono, mi sembra, non so quanti, sono 2000 metri quadrati recintati, ci sono gli scienziati che vanno ogni anno a misurare quante piante ci sono di una certa specie, quante piante ci sono di un'altra specie, fanno tutto un catalogo, come un censimento di tutto quello che c'è nella foresta. Analogamente fanno i biologi marini, che hanno un lavoro stupendo, loro vanno, si immergono e devono fare i censimenti di tutta la biodiversità di alcune zone protette tipicamente, in cui sono, diciamo, dedicate a livello scientifico. A questo punto noi con questo catalogo, con questo censimento, possiamo fare un istogramma, un semplicissimo istogramma. Ci chiediamo, ma quante specie abbiamo censito che hanno solo un individuo? Cioè ne abbiamo viste solo uno. Quante specie abbiamo individuato che hanno due o tre o quattro individui? Quante specie hanno 5, 6, 7, 8? E i bin con cui posso farlo, questo li faccio piano piano sempre più grandi. Prendiamo questo, lo istogrammiamo, quindi quello ci dice quante specie hanno una certa classe di abbondanza, e quello, questo qua, per esempio, 15 specie che hanno un individuo, 12 specie che ne hanno, diciamo, tra 2 e 8, questa è una classe in logaritmi, come è un dettaglio, ma comunque queste sono abbondanze e questi sono istogramma. Lo faccio lo stesso nella barriera corallina della foresta tropicale. E cosa trovo? Che le due curve sono molto simili. No? Uno dice, oh boh, sarà un caso? Sarà un caso? Beh, uno va a farlo su tanti ecosistemi, va a fare questa curva che si chiama abbondanza relativa delle specie, e trova che questa curva, ripete, è molto simile. Ovviamente questa curva, c'è una cosa che non vi ho detto, da cosa dipenderà? Questa curva cambia se io faccio un censimento di un metro quadrato o di 100 metri quadrati, 1000 metri quadrati, certo che cambierà. In 1000 metri quadrati troverò molte più specie che in un metro quadrato, giusto? Quindi questa curva dipende da quanto vada a cambiare. Una roba incredibile è che dipende anche come cambia in modo simile nella foresta e nella barriera corallina. Allora qui un fisico, diciamo, si emoziona, diciamo, ma qua c'è qualcosa forse che non dipende dalla fisiologia, dalla biologia, qua c'è qualcosa che dipende da cose, da processi più fondamentali in qualche modo. Ecco, vi propongo, come per farvi capire un po' lo spirito con cui noi lavoriamo, perché vi ho detto questo più esemplificarvi un modo di fare ricerca, qual è un esempio di modello che possiamo usare per capire di questo tipo. Allora, come vi ho detto, io non so niente di specie,
in questo catalogo ci sono tutti i nomi, anche il latino, io non capisco niente. Quello che facciamo, diciamo, ok, prendiamo i colori, oppure dei numeri, per me la specie è la numero 1, la numero 3, no? Oppure qui ho rappresentato ogni specie con un colore. Quindi c'è la specie gialla, la specie arancione. Poi dico, va bene, queste specie stanno in uno spazio, no? Una foresta, sono io dimentico la dimensione verticale, quindi due-dimensionale, mettiamolo su una griglia che a noi ci piace tanto, il lattice fisici, mettiamo quindi le palline, ogni specie un colore è lì. Adesso dico, cosa fanno queste specie? Beh, diciamo, ovviamente ogni individuo, quindi ogni pallina è un individuo, a un certo punto morirà, e quindi vengo rimosso da questa griglia. Spazio libero, e quindi cosa succede? Succede che, per esempio, lì muore la pallina blu, la pallina gialla dice, aspetta, di occupare questo spazio libero, ok? Quindi manda un seme per cercare di colonizzarlo. Ovviamente, magari anche altri hanno provato a mandare il seme, ma proprio lei è riuscita a vivere, e quindi ha occupato lo spazio vuoto. Quindi, se adesso ci immaginiamo il tempo successivo, al posto del blu succederà che c'è una pallina gialla. Faccio scegliere la gialla, ma ne prendo una a caso. Quindi prendo una a caso al blu, questo giro, lo tolgo, poi prendo un'altra pallina a caso, la gialla, a questo punto la duplico, metto al posto del blu il giallo, e questo lo faccio con una certa probabilità, molto vicina a uno. Ogni mossa, quasi sempre faccio così. Ogni tanto dico, ma sapete cosa? Arriva qualcuno da fuori, un nuovo invitato, un nuovo colore, fucsia, entra nel gioco, ok? Questo cosa vuol dire? Cosa sto facendo? Beh, rimuovere la pallina è un processo di morte. No. Una pianta morirà. Cosa sta succedendo qua? La pallina sta riproducendosi, okay? Quindi è un fenomeno di riproduzione che ha dentro anche la competizione, la colonizzazione, come dicevamo prima. Questa pianta riesce a riprodursi e a occupare lo spazio. E poi ogni tanto quello che succede qui è un fenomeno di migrazione. Una nuova pianta, un nuovo seme da fuori entra. Basta. Mi sto dimenticando tutto il resto. No? Forse è troppo semplice, perché si fa così. Uno prova le cose semplici, dice, riesco con queste cose semplici a spiegare quello che vedo? No? Tendenzialmente no, allora devo aggiungere complessità. Va bene, questo tipo di modello che vi ho appena spiegato, possiamo scriverlo matematicamente, questo è un tipo di equazioni che non si vedono alle superiori, perché è un'equazione sulla probabilità, perché questo processo che è stocastico non è deterministico, perché io pesco a caso, uccido uno a caso, lo rimpiazzo a caso, quindi è tutto stocastico, ma trovare una curva che alla fine, lo faccio tante volte, lo ripeto, allora arrivo a un certo punto che le cose cambiano, ma cambiano in maniera stazionaria. Adesso mi chiedo, quante palline blu ci sono? Quante palline arancioni ci sono? Faccio il censimento come facevano gli scienziati nella foresta. Lo faccio sul mio computer. O addirittura lo posso fare direttamente con l'equazione. Il risultato è abbastanza incredibile. Perché? Vedete, quelle sono le barriere coralline, diverse scale, la forza, diverse scale. La curva rossa è questo modello così semplice. Questo modello così semplice, ovviamente, che ha, si chiama dei parametri, in realtà un parametro, due parametri liberi, ok, che io devo valutare in base ai dati, ma riesce a spiegare sostanzialmente i miei dati, no? Cosa vuol dire questo? Non vuol dire che la foresta, che tutte le altre cose non sono importanti, ma vuol dire che quando io, come, diciamo così, osservabile, mi vado a vedere questa abbondanza relativa delle specie, vado a vedermi quanti specie ci sono di un certo numero di individui e vado a valutare proprio questo tipo di proprietà, bene, questa proprietà io la posso comprendere invocando solo processi ecologici molto basilari come la nascita, la morte e la migrazione. Ecco che io questo lo dico, è importante, perché non devo invocare chissà quali altri meccanismi magari specifici della barriera corallina, no. Ho un modello generale che mi permette di comprendere questa. Quindi questo rientra nell'esempio del professor Azzele, regole semplici, pattern complessi. Da regole semplici io posso generare pattern complessi.
Ma la cosa interessante è che io dico adesso io ho un modello, questa è la cosa importante che è difficile da fare, normalmente è molto difficile, infatti anche... Da questo modello dico, ma posso predire delle nuove cose che io fino adesso non ho guardato? Allora, con questo modello uno potrebbe dire, ma io posso calcolarmi la probabilità di avere zero individui, cioè a un certo punto qual è il tempo in cui io non vedo più una certa colore, no? Quindi immaginiamoci il colore delle palline come prima, io prima le vedo, ne vedo tanto, questa è l'abbondanza delle palline blu, però a un certo punto non le vedo più le palline, perché sono state uccise, perché sono state rimpiazzate, a un certo punto non la vedo più quella pallina lì, quel colore lì. Io posso fare una statistica di questi tempi, no? Ecco, questa che matematicamente con il mio modello posso provare a calcolare, perché effettivamente ho il modello e mi chiedo qual è la probabilità di non osservare più una certa pallina a un certo tempo, e calcolo la statistica. A questo punto c'è venuta l'idea, però andiamo a vedere se nei dati questa cosa qui effettivamente è così. Allora, questi sono dati invece di breeding birds, sono in un certo periodo dell'anno, in tutti gli Stati Uniti ci sono degli appassionati che vanno in giro, per dei pazzi stupendi che vanno in giro, che riescono a capire le specie che loro fischiano, in base a come risponde l'uccellino riescono a capire quale specie è, e fanno delle campagne di censimento delle specie, sono dei database di più di 60 anni adesso, in tutti gli Stati Uniti. Quindi noi possiamo ricostruire ogni anno quante specie ci sono di quella popolazione, e quindi possiamo effettivamente andarci a ricostruire questi. Durante il mio dottorato, per esempio, mi sono dedicato a ricercare dei dati che avessero queste caratteristiche, perché non è facile avere dei censimenti nel tempo, ok? Sono degli studi molto difficili da fare. Ecco, ne ho trovati sostanzialmente 4, e la cosa molto molto impressionante è che effettivamente con lo stesso tipo di modello si riusciva a spiegare anche questa nuova proprietà. Quindi, diciamo, è come aver avuto uno strumento con cui noi poi abbiamo potuto guardare gli stessi dati, non è che erano dei nuovi dati, i dati erano già lì, ma nessuno aveva avuto l'idea di guardarli in questo modo. Quindi questo è come quello che, diciamo, anche nell'esempio di noi, in un certo senso la teoria ci indirizza a guardare i dati in un certo modo. Nettuno era lì, ma nessuno aveva guardato lì, no? Ecco. Come ha menzionato il professor Azzele, in realtà questo tipo di approcci lo possiamo studiare in tantissimi ambiti, in particolare anche nel microbioma umano. Microbioma umano che cos'è? Mi sto appassionando negli ultimi anni a questo. Allora, praticamente noi abbiamo le cellule, no? Ma c'è molto, molto più di cellule, noi abbiamo batteri, cioè in noi vivono una valangata di batteri, ma tanti, ok? Ci sono delle stime che sono delle stime così come si può fare, ma sembrerebbe che ci sono molti più batteri che cellule nel nostro corpo. Ok? Questi batteri non sono cattivi, ok? Anzi, collaborano con il funzionamento di tutto quello che noi facciamo, ok? L'esempio che io mi sto studiando di più è quello dell'intestino. Senza certi batteri noi non riusciremo proprio neanche a vivere, ok? È così importante questo aspetto che noi siamo, quindi abbiamo dei batteri della pelle, della lingua, dei batteri della gengiva, dell'ago, dappertutto, ok? Ognuno ha il suo habitat, come sono degli ecosistemi che sono, ognuno vivono nel nostro corpo e sono connessi. E sono fondamentali. E allo stesso tempo è delicatissimo, perché se un batterio dell'intestino va fuori dall'intestino, allora lì sì che sto male. Ed è molto problematico. E chi riesce a gestire e a orchestrare tutto questo qua? Ecco, quello non si sa ancora bene, ma si è capito che anche l'immagine del sistema immunitario come contraerei, contro attivi, rimane vera, ma in realtà probabilmente il sistema immunitario ha un ruolo fondamentale nel come concertare tutti questi batteri che vivono nel nostro corpo. Adesso, attraverso delle analisi che si chiamano di metagenomica, cioè noi estraiamo del campione biologico, lo mettiamo in una macchina, questa macchina ci dice tutto il DNA. Questo DNA, dobbiamo distinguere il DNA, diciamo, che viene dalle nostre cellule, col DNA delle cellule che vengono dai batteri. E questo è quello che fanno i bioinformatici. I bioinformatici prendono questo materiale, diciamo, biologico, lo campionano con queste macchine di sequenziamento, ok? E riesco a costruire tutto il contenuto genomico dei batteri. Dopo dobbiamo fare come un paragone, come un puzzle, abbiamo questo, dobbiamo dire, ah, questo è di quel batterio lì, questo è di quel batterio lì. Molto difficile, quindi
siamo ancora in un momento, diciamo, in cui queste cose si fanno, sicuramente facciamo degli errori, ma riusciamo a capire quali batteri ci sono nel nostro intestino, per esempio. E a quel punto possiamo fare dei confronti, i batteri dell'intestino di chi, per esempio, non ha nessun problema, con chi, per esempio, soffre di un morbo, per esempio il morbo di Crohn. Si vede che effettivamente i batteri dell'intestino di chi ha morbo di Crohn è diverso dai batteri dell'intestino delle persone sane. Ma è difficile perché c'è una variabilità grandissima tra i batteri e quelli del professor Azzeri. Sicuramente non sono gli stessi, no? E quindi capire effettivamente che cosa produce la malattia, quali fermenti produce nel ecosistema dei batteri, e soprattutto c'è sempre il problema dell'uovo e della gallina. È la malattia che cambia l'ecosistema o sono i batteri che cambiano la malattia? Cioè, possiamo misurare correlazioni statistiche, ma per capire la causalità abbiamo bisogno di modelli. Ecco perché anche i fisici adesso si stanno occupando di modellizzazione di questi batteri all'interno del microbioma, proprio per capire e comprendere processi causali, diciamo così, della differenza che si chiama di composizione batterica nei diversi individui. Perché c'è una variabilità che sarà una variabilità stocastica, ma una variabilità che invece sarà dovuta a un motivo specifico. Ok, fino adesso però non ho parlato di interazioni, no? Allora, la seconda parte del mio intervento, gli ultimi 10 minuti, saranno proprio sulle interazioni tra specie, in particolare le interazioni tra piante e fiori. Queste interazioni sono delle interazioni speciali perché sono delle interazioni cooperative o mutualistiche. Vuol dire che nell'interazione c'è un beneficio sia per l'ape, ok? Sia per il fiore. Ora, io prima di studiare questo non sapevo, ma esistono tantissime specie di api. Io pensavo che ci fosse l'ape, la vespa, il calabrone, qualcosa di... Ma in realtà ce ne sono tantissime, ok? Tipi di... E sono tutte fondamentali perché? Perché sono fondamentali, come vedremo alla fine, per i servizi ecosistemici. Basta pensare che il 70% del cibo che viene prodotto può essere prodotto grazie a questi pollinatori. Ok? Quindi sono fondamentali e, come vedremo purtroppo, stanno in grave declino. Comunque, la cosa interessante è che di questo tipo di ecosistemi hanno studiato in tutte queste parti del mondo, che vedete qui, i pollini gialli e rossi, sono siti sperimentali dove hanno studiato le interazioni tra e fiori. E, diciamo, più in generale tra pollinatori e piante. Sono dati disponibili in questi database di raccolta e quindi possiamo studiarli. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti questi punti, questi dati, e abbiamo costruito questo tipo di rete. Cosa ci dice questo? Vedete, questi sono i diversi tipi di pollinatori, questi sono i diversi tipi di fiori, e ci dice chi interagisce con chi, ok? Quindi avremo un totale di S, A sono gli animali, P sono le piante, C è la densità di connessioni. Se C è uguale a 1 vuol dire che tutti sono connessi con tutti. Se C è uguale a 0 vuol dire che non ci sono connessioni tra fiori e piante. Tipicamente un numero tra 0 e 1, ok? Andiamo da un po' più vicino e vi mostro come si può presentare anche matematicamente questo grafo. Allora, questo grafo innanzitutto possiamo rappresentarlo come una matrice, ma prima visualizziamola. E ogni riga rappresenta un tipo di pollinatore diverso. Ogni colonna rappresenta un tipo di fiore, di pianta diversa, ok? E se è bianco vuol dire che le due non interagiscono, ok? Se invece è un colore, tipicamente nero, vuol dire che interagiscono. Il grayscale, cioè la scala di grigio, è perché si può addirittura, in alcuni studi ci dicono quanto interagiscono. Allora possiamo dire nero interagiscono tantissimo, grigio interagiscono un po' meno, ok? Possiamo dare una gradazione, ma tipicamente ci interessa anche solo interagiscono o non interagiscono. Questo può essere rappresentato in una matrice, che è una tabella, quindi è che ci dice agli indici, ed è 1 se la specie I e la specie J interagiscono, e invece è 0 se la specie, per esempio, I e K non interagiscono. Quindi è un oggetto matematico
che sostanzialmente ha come entrate, vedete, ha due indici, l'indice di riga e l'indice di colonna, e il valore di quella variabile dice 1 se I e J interagiscono, 0 se invece non interagiscono. Adesso vi mostro quello che la rappresentazione di buona parte degli ecosistemi che vi ho mostrato qui. Cioè adesso vi mostro in questa rappresentazione matriciale tutti questi ecosistemi qua, ok? Eccoli qua. Allora, cosa vedete? Allora, ad un colpo d'occhio vedete che qua c'è qualcosa che non è casuale, ok? Questo è il primo feeling, che non basta, perché certe cose che sembrano non casuali in realtà magari sono casuali, ok? Adesso vi faccio vedere per capire. Però la roba importante, qua io ho fatto un'operazione, ma non vi sto imbrogliando, Cioè, qui ho fatto un'operazione di riga delle righe e colonne, ok? Ma questa operazione, come vi mostrerò in un secondo, non cambia. Cioè, quello che vi sto mostrando effettivamente è che sarebbe, ma adesso questo dobbiamo capirlo, che ci sia una struttura diciamola triangolare, ok? Vedremo che si chiama annidata. Faremo un focus su questo. Un'altra cosa è che io di queste reti posso fare un grafico dove metto la connettività, vi ricordate, tra 0 e 1, la densità di link, e il numero di specie nell'ecosistema. E quello che trovo è che i dati hanno questo tipo di andamento, ok? C'è, vedete, la connettività sulle Y, specie sulle X, c'è del rumore, no? Ma sembra effettivamente che più grande è l'ecosistema, più bassa è la densità dei link, ok? Allora, quello che vi dicevo io è questo. Questi sono due tipi di ecosistemi. Questo è il tipo di pattern che sembrerebbe. Effettivamente riordinato in un certo modo dal più, diciamo, da quello che ha più connessioni, dall'animale che ha più connessioni, dalla pianta che ha più connessioni, a quelli che hanno meno connessioni, ho come cambiato le righe e le colonne. Ma se io adesso prendo lo stesso, vedete, 32 specie di fiori, 20 specie di pollinatori, adesso prendo gli stessi numeri di interazioni, però le metto a caso, ok? Quindi faccio interagire completamente a caso, le metto io a caso, tra e i fiori, tra le piante e i pollinatori, e poi faccio la stessa operazione di riordino, la stessa identica, lo stesso algoritmo, vedete che è diverso. Ecco, ora vogliamo misurare questa cosa qui, ok? Qui cominciano tutte le peripezie, perché poi anche qua è un problema della scienza, nel senso che non è che si fa un grande zoom e dice, ok, come misuriamo questo? No, non è che si fa così, ci sarà un gruppo che propone una misura, un altro gruppo che propone, perché qui siamo, diciamo, non abbiamo ancora decodificato le misure migliori, non abbiamo ancora, capito, come diceva il professor Azzele, tante cose, quindi ci sono tentativi, e ognuno propone i tentativi, ok, adesso vi mostro un tentativo di misura, ma questo non è importante, solo per dirvi che come si misura questa cosa, che sembra una cosa semplice, non è qualcosa di, cioè, ci saranno 7-8 misure di questa cosa, ok? Però sostanzialmente quello che va a misurare è questo, cioè è il quante specie, diciamo, vedete qui, questa ape qui, cosa vuol dire? Questa ha 4 piante che impollina, no? Quest'altra specie ne ha 3, ma ne ha 3 che sono anche le stesse 3 di quella di prima, vedete, gerarchico. Poi c'è quest'altro impollinatore che ne impollina 2, ma sono impollinate anche dalla specie sopra e dalla specie sopra ancora. Vedete? Questa gerarchia. Questo si chiama annidamento. Questa specie qui, qua ho messo solo una pina, ma dovete immaginarvi una pina per ogni riga, giusto? Perché ci sono 4 specie diverse che sono pigro. Quindi questa ape qui interagisce solo con un fiore. Questo fiore interagisce con tutte e 4 le api. Vedete? C'è questa triangolarità. Quindi lo posso misurare guardando il numero di partners, qua è sbagliato, in comune, che la iesima e la geiesima pianta o pollinatore hanno. Cioè quanto hanno in comune, ok? Potete capirlo così, più semplice. A pranzo, no, qui abbiamo un po' di bar intorno, tutti a pranzo andiamo al bar. Qua dice, cosa facciamo? Andiamo tutti nello stesso bar o andiamo tutti in bar diversi? No, non succede né l'uno né l'altro. Ci sono alcuni bar che sicuramente sono affollati, perché magari hanno i panini più buoni, costano meno, altri invece che costano di più, però alcuni preferiscono perché c'è meno gente, il cibo è più buono. Quindi, diciamo, c'è una distribuzione dei bar. Uno si potrebbe chiedere, ma quanti
vanno in un certo bar, quanti vanno in un altro bar. La cosa, e questo è in qualche modo questo tipo di gerarchia che ci sta dicendo questa mappa. E adesso con la misura possiamo prendere tutti i nostri dati, possiamo completamente randomizzarli, cioè fare delle cose completamente casuali, degli ecosistemi a caso, e vedere quanto vale quel numero rispetto al dato. Ok? Allora, se, e questa è la striscia grigia, cioè questo è quanto annidamento ci aspettiamo semplicemente per motivi casuali. Ok? Quindi vedete, ci sono alcuni ecosistemi che possono essere perfettamente spiegati semplicemente con la data, ma tanti hanno un annidamento più alto di quello che effettivamente ci aspettiamo dal caso. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che... E questa è una forma di auto-organizzazione, perché appunto non è che, che si mettono d'accordo, fanno un primo meeting, tutti gli impollinatori dicono: ok ragazzi, adesso io vado su quelli lì, tu quelli lì, tu andiamo su quelli lì. No, non funziona così, no? Quindi c'è un fenomeno di auto-organizzazione anche qua. Ecco appunto, quindi le domande, il fisico si fa, ma perché questa proprietà emergente? Che vantaggio hanno le specie? Qui incominciamo a introdurre il principio di ottimizzazione, perché legato un po' a Darwin, sappiamo che in qualche modo questo tipo di organizzazione deve essere favorevole, perché se non fosse favorevole si sarebbe in qualche modo perso, diciamo così. C'è una strategia di adattamento, di ricerca del cibo, ecco perché l'esempio del bar non è classico. Allora, ricordiamo, questo qui appunto è stata una ricerca che abbiamo sviluppato qua a Padova, che è stata pubblicata nel 2013, quando io ero ancora una sinistra di ricerca, insieme al professor Maritan, è una collaborazione con un professore americano e Filippo, che all'epoca professore a Bristol. Ora, come vi dicevo, le idee devono essere semplici, questo lo capisce anche mia nonna, sa benissimo che se devo cosa mangiare, io tendenzialmente mangio dove posso mangiare tanto, bene, e dove ho una certa soddisfazione. No? Ogni tanto poi mi sento in colpa, faccio la dieta, però tendenzialmente questa è la mia strategia. Cerco di massimizzare, diciamo così, la qualità e la quantità. Allora, l'idea è, ma un'ape quale ape andare, cosa farà? Beh, sostanzialmente la mia idea è che in certo senso deve cerca la pianta con cui si trova meglio, diciamo così, come il bar perisce, ok? E questo possiamo tradurlo in termini matematici. Perché? Perché noi abbiamo dei modelli che descrivono la popolazione della specie, quindi questa X è quante individui della specie della ape I o del fiore I ci sono. Questa popolazione dipende da una cosa che si chiama tasso di crescita, che è una proprietà della specie, diciamo per esempio così, ci sono specie che a quel clima, immaginiamoci di fare un esperimento, gli date da mangiare e vedete quanto si riproduce, ogni quanto si riproduce, quello è il tasso di crescita. Però interagisce, c'è un'interazione, questa interazione, eccola qui, questa è la matrice che vedevamo prima, la MJ, dove non c'è solo la cooperazione, ma ci sarà anche un po' di competizione. La cooperazione è tra le piante e tra le api, la competizione ci sarà tra le api tra di loro e tra le piante tra di loro. Abbiamo un modello matematico con cui possiamo studiare la popolazione. L'idea qual è? È che ognuno vuole, diciamo così, cercare le piante con cui cresce il più possibile, quindi cercare di mangiare il possibile, vuole cercare in questa immagine di raggiungere il massimo di questa vetta. Però non è detto che se io lo raggiungo, che questo dopo non permetterà altro di raggiungerlo, cioè in qualche modo deve essere un trade-off, cioè una... in italiano come si dice trade-off? Non lo so. In qualche modo un vincolo, no? Per cui il meglio di uno non permette il meglio dell'altro, no? E quindi bisogna in qualche modo trovare un compromesso, una frustrazione, come dicevamo prima. Ecco, per farlo, il modello dinamico dell'evoluzione ha queste equazioni qui, quindi adesso dobbiamo cercare di capire come descrivere l'interazione tra le piante e tra i fiori, e tra i pollinatori. E l'idea è molto semplice, l'idea è questa. All'inizio io li faccio interagire completamente a caso, quindi all'inizio tutti a caso, prendo un po' di interazioni tra le piante con le api in maniera casuale. Poi a un certo punto dico ogni passo temporale prendo questa specie I, questa ape I, interagiva col fiore J. La volta dopo dico, sai cosa, provo ad andare su L, cambio, vediamo come mi trovo, ok? Quindi faccio questo cambiamento.
Una volta che faccio questo cambiamento, cosa sta succedendo? Sta cambiando la matrice di interazione. Dalla quella matrice che abbiamo visto cambia perché sto spostando un punto nero, lo sto spostando da un punto a un altro punto, no? Avete presente? Tabella, quell'uno lo sto spostando dalla pianta J alla pianta L. Quindi da M mi va in M'. E l'azione cambierà secondo questo modello matematico, che non c'è bisogno di capire i dettagli, ma cambierà. E io posso calcolarmi quanto cambia con questo modello matematico. Allora dico, beh, se cambia che la popolazione cresce, vuol dire che si trova meglio e quindi rimarrà col fiore L. Se invece cambia che la popolazione più bassa, tornerà a interagire col fiore J. Quindi qui il principio di ottimizzazione che sto implementando è che ogni individuo cerca di mandare il suo tasso di crescita, di mangiare il meglio possibile, aumentare in qualche modo il tasso di crescita e quindi massimizzare la popolazione della specie. Quindi io sto introducendo un principio di massimizzazione della popolazione della specie e mi sto dimenticando di tutti gli altri dettagli. Questo lo faccio ogni tempo. Ogni tempo prendo due, cambio il link, guardo come si trova, se no il mio modello matematico mi dice sì, si trova meglio, ora lo lascio lì. Quindi io non sto andando all'anidamento, siete d'accordo? Non sto toccando l'anidamento, io sto semplicemente dicendo che ogni specie vuole avere la sua popolazione massima. Guardiamo qua, ti faccio vedere una simulazione che proprio sul mio computer si può fare. E la popolazione totale, quindi io qua sommo tutta la popolazione di tutti quanti le specie, all'inizio la matrice di interazione è casuale, e adesso vedete quello che faccio io ogni volta cambiando la mossa. Ovviamente, siccome io cambio solo per crescere la popolazione, questa mi aspetto che cresca, ok? Non è proprio così, ma facciamo finta che sia così. Mi aspetto che cresca. Vediamo cosa succede a questa matrice, perché per sé non è che ho un disegno su questa, ok? Vediamo. Ecco qui, vedete che questa matrice, come si sono disposti, io non ho messo prima il fatto che dovevano essere annidati, ma semplicemente ogni specie, cercando di massimizzare la sua popolazione, alla fine si sono auto-organizzati in una struttura che era una struttura annidata, come quella che vedevamo nei dati. Ecco, noi abbiamo proposto questo principio, diciamo così, come spiegazione. No, questo è l'unico modo per spiegare l'allineamento? No. Ok, questa è difficile della questione. Bisogna poi provare a capire, vedere se questa teoria si può falsificare in qualche altro modo. Però questo era un esempio di un approccio di modellizzazione a pattern emergenti di auto-organizzazione in ambito cooperativo. Vabbè, questo adesso chiudo. Come vi dicevo, questo è fondamentale perché è importante capire questi sistemi. E perché c'è di biodiversità molto grande, ok? E questo sostanzialmente è proprio dovuto al fatto che non è che semplicemente quando muore una specie, la specie, ma può esserci una serie di cascate di estinzioni, proprio perché una specie ha bisogno di un'altra per vivere. Adesso concludo un video di due minuti che mostra anche l'aspetto positivo, cioè così come morendo una specie può esserci una cascata di estinzioni. Se noi capissimo come queste dinamiche ecologiche funzionano, inserendo una specie potrebbe generare un vantaggio per tutti. E questo è quello che è veramente successo nel parco Yellowstone. E con questo video io concludo. Tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995.
Now, we all know that wolves kill species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years. But the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the main. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately, those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the river provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes. As a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens, bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more bears growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. Here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They grew meander less, there was less erosion, the channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the sides, there was a soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Veramente affascinante, che mostra quanto complessi e interconnessi sono gli ecosistemi. Con questo video tante cose potete trovarle nel sito del nostro laboratorio, sia mio che di Sandro, che è leaflab.com. Grazie a tutti. Possiamo adesso dare spazio a vostre domande, vostri commenti, vostre scoperte sugli argomenti che sono stati presentati da entrambi i relatori. Immagino che, come me, molti di voi siano curiosi di quello che hanno sentito, ci siano molte cose che dovrebbero capire meglio e forse avere anche delle idee in proposito. Abbiamo un microfono per poter fare delle domande, se volete. Anche salutiamo. Anche salutiamo quelli che ci seguono da casa o da scuola. Ci sono delle aule, delle classi che seguono da casa, e quindi se vogliono possono alzare la mano e registrare le loro domande, ma se ne avete anche qua.
Possiamo direi che è stato estremamente interessante, coinvolgente. Siamo tutti, come dire, parte integrante dell'ecosistema. E proviamo. Che si sente? Se c'è qualche domanda, qualche... Su che scala temporale è avvenuto tutta questa... No, questa qua è avvenuta in 30 anni. In 30 anni di tempo, sì. Diciamo così, si è potuta stimare. E non ci sono troppi azzardi nelle connessioni causali? Un po' di narrativa c'è sicuramente, anche sì. Perché non c'è un modello di quello. Okay. Hanno fatto un esperimento, hanno messo i lupi e poi hanno cominciato a vedere quello che succedeva. Hanno avuto la botta di fortuna. Okay, bisogna altri 30 anni per vedere se li togliamo, se ritorniamo nello stato di prima. Esperimenti difficili da fare, francamente, sulle popolazioni. Se introduciamo i lupi nelle scuole, succede. Torniamo agli studi. E volevo chiedere anche se queste presentazioni voi le avete nel sito, le mettete, potete depositare nel sito, è possibile? No, non so se sia registrato. Registrate, sì. Ho registrato, sì. Quindi è possibile rivedere il filmato del... Facciamo un indico. Offline, ok, benissimo, grazie. Fatto. Ci arriverà il link con... Non siete curiosi di capire la cosa di Mozilla? Di Godzilla? Godzilla ce lo siamo perso. No, no, ma che chiedano loro. Io immagino che tutti abbiate fame. Sì. Però... Devo dire che anche statisticamente non è così frequente che la platea sia così attenta per tutto questo tempo, quindi avete una situazione un po' particolare rispetto alla media, diciamo così. Okay? Siamo in una coda per la casistica, no? Per questo anche vi ringrazio. Siete stati carini, ma evidentemente il coinvolgimento, no? Anche personale è stato interessante su tutti questi sistemi. A scuola si affrontano poco, solo marginalmente e proprio collegati ai modelli microscopici dei gas e nella termodinamica. Allora un pochino di statistica si fa e poi si usa la statistica. Ecco, così magari nel gioco dei dadi la maggior parte ha risposto 7, forse perché lo sapeva che chi sapeva che il 7 è più probabile nel lancio di due dadi lo sapeva da prima, sulle mani. Non è male, è una buona indicazione di conoscenza di statistica elementare. Quindi bene così, non avete risposto a caso, diciamo così. Sentiamo. Abbiamo una domanda. La domanda. Onore al merito, coraggio. Presenti e ci dici la domanda. Sono Davide Sartore e vorrei vedere la parte su Godzilla. Adesso sono obbligato. Sì, ma magari poi ti deludo, eh? È questo? Un attimo. Come contro non ho farmacon, dovrebbe fare? No, no, per fare lo schermo intero. Da quella slide shift F5. Aspetta un attimo. Vado? Sì, sì. Allora da cosa nasce sta cosa, no? Perché dovete sapere che cioè io ho un bambino piccolo, non molto piccolo, ma di 13 anni,
che è molto interessato a Godzilla, no? Allora lui mi ha chiesto, ma può esistere Godzilla? Cioè potrebbe esserci veramente un animale così grande, diciamo che alto, non so, o poi ci sono, sapete, ci sono vari Godzilla, ho dovuto sorbirmi tutti i film, tra l'altro. Vabbè, alcuni erano simpatici, alto 100 metri, non so. L'idea, allora da lì ho detto, beh, insomma, le leggi di scala, l'allometria di scala le conosciamo, quelle sono vere, sono leggi. Allora, vi ho parlato prima dell'allometria di scala, allora la mia data, vabbè, provo a fare due conti con quello che sappiamo, siamo dei fisici, facciamo due conti, vediamo se possono esistere. D'altronde, tra l'altro, possono usare, e lo fanno, gli scienziati lo fanno, per capire quali erano le caratteristiche generali dei grandi dinosauri del passato. Cosa avevano, per esempio esiste un'allometria di scala anche per il cervello, per tante cose. Allora, ho usato alcune allometrie di scala che si conoscono per gli animali e, per esempio, la prima è questa. Si sa che, allora, primo problema, so già che potete, prima domanda è questa, vabbè, ma se è alto 100 metri, grazie alla gravità, cioè le ossa non potrebbero sorreggerlo, no? Vero? Vabbè, prendiamo un serpentone lungo 100 metri, quindi il problema gravitazionale non c'è perché è alto, diciamo, solo una decina di metri, uno, due, mettiamolo anche nell'acqua, quindi meno, no? Cioè, cerchiamo di vedere la dimensione, cioè possono esistere animali così enormi, così giganteschi. Allora, prima cosa che si sa è questa: le dimensioni dei capillari non dipendono dalla dimensione degli animali, cioè la dimensione, cioè l'estremità delle arterie finali che giungono all'estremità di tutti gli animali sono uguali nel toporagno e nella megattera, sono uguali le dimensioni, quindi alle cellule, perché bisogna arrivare a quelle cellule là, quindi le dimensioni sono uguali, non c'entra quanto grandi sono, prima cosa. Seconda cosa è che il numero di capillari in un certo animale cresce con la massa alla tre quarti, il numero, quindi cresce ma non proporzionalmente, cioè più relativamente alla tua stazza cresce più lentamente, ok? Ora, se mettete insieme questi due ingredienti, vabbè, potete fare qualche conticino, vedete che la distanza tra i capillari cresce come, vabbè, una certa potenza, 1 su radice di 12, ok? Vabbè, comunque non è importante quello, però quello che succede è che all'aumentare, allora i capillari hanno la stessa grandezza, all'aumentare della stazza si separano sempre di più, ma cosa succede? Che i capillari devono portare del nutrimento alle cellule, no? Giusto? Se i capillari tra di loro sono troppo distanti gli uni dagli altri, l'ossigeno non riesce più a raggiungere le cellule limitrofe. Ora, facendo qualche conto, vedete che sono delle masse più o meno di 100 tonnellate. Dopodiché l'ossigeno per diffusione non riesce più a raggiungere le cellule vicine, quindi muore per asfissia in sostanza. Quindi animali di quella stazza lì in buona sostanza non possono esistere. Sono troppo grandi, al di là dei problemi strutturali che potrebbero in un qualche modo essere evitati, esistono dei sostanziali problemi biologici proprio di nutrimento che violate dalle leggi di allometria di scala che ad oggi conosciamo. Ecco, quindi se uno vi chiede se può esistere, no. In sostanza, i grandi dinosauri, i grandi mammiferi delle megattere, delle balene, sono più o meno l'estremo superiore. E sembra che la natura abbia cercato di creare tutti questi estremi, cioè sia la parte massima, sia la parte minima, cioè sia la parte più piccola. Non ci sia, perché? Perché cerca di creare nicchie per raggiungere. Quindi questa è una risposta, non direi ma plausibile a questa domanda. Ecco, grazie. Possiamo precisare che il problema degli animali giganti invece soggetti alla gravità lo aveva già affrontato Galileo. Sì, sì, questo sì. E questo era un tema, prima ancora di Godzilla, già Galileo aveva affrontato il problema, prevedendo i manga futuri. Sì, sì. Abbiamo anche una domanda da remoto.
No, hanno detto che un alieno si è impossessato del computer. Quindi Non posso fare questo mese. Godzilla ex colleghi. Vabbè, io penso possiamo concludere. Cosa dite? Andiamo a mangiare? Sì, mangiare. Diciamo che se ci sono delle domande interessanti, noi ci facciamo tramite e ormai con la nostra conoscenza dei relatori ci impegniamo a riportarle. Ringraziamo tutti, presenti dalle vostre. Bocca al lupo per il vostro proseguimento. Ciao. No, abbiamo avuto. Quindi è la vostra.